Benvenuti a Focus, buonasera a tutti. Mercoledì 30 giugno, quindi ultimo giorno di giugno. Grazie per essere con noi. Anche questa sera vedete che non c'è il direttore Bacialli, ma insomma vi rassereno, domani non ci sono io, però non è detto che ci sia il direttore, ve ne accorgerete domani. L'importante è che ci siano i nostri ospiti, quello sì. Anche oggi, insomma, sotto sotto io speravo di non avere, diciamo, come argomento proprio di apertura il Covid-19, invece purtroppo è così, perché ancora la cronaca ci porta a parlare di questo. Quindi grazie in regia a Fabrizio Bazzoni, che ci ha preparato questa copertina. Avete visto, insomma, il titolo dice caccia alle varianti in aziende e supermercati. Perché? Perché anche su indicazione della regione, che dice più tamponi, possibilmente arrivare a 30.000 tamponi in più al giorno, proprio per cercare di, insomma, raggiungere in ogni meandro il virus, identificarlo e poi tracciarlo, come si dice in gergo scientifico. La novità, insomma, che alcuni, poi vedremo come, mi riferisco in particolare a Bassano in questo caso, andranno a cercarlo anche nelle aziende con più di 100 dipendenti e nei supermercati. Insomma, si cerca di andare non nei soliti luoghi, quindi case di riposo o centri medici, ma anche in altre località, altri luoghi, proprio per avere una platea più vasta di persone da tamponare, come si dice. E allora io do subito il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Leopoldo Bottero, patto per l'autonomia, buonasera. Fabio Chiesa, segretario provinciale di Forza Italia a Treviso. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera al consigliere regionale Luciano Sandonà. Buonasera. Buonasera a lei. All'onorevole di Forza Italia Roberto Caon, buonasera. 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 A Simona Siotto, che è assessore all'ambiente e alla cultura di Vicenza. Buonasera. Buonasera assessore. A Luigi Susin, Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. E poi collegato con noi, direi da Venezia, ma adesso glielo chiediamo, c'è Giuseppe Sacca del Partito Democratico. Così, domanda personale, dov'è? Se posso chiedere. Ma in realtà in questo momento sono fuori Venezia, sono in provincia di Treviso a Catrone, comunque sono consigliere comunale a Venezia. Certo, ecco. È in trasferta. Buonasera a tutti, sono in trasferta. Si candida anche a Treviso, quindi? No, per carità, basta già a Venezia, basta e avanza. Bene, allora, poi, insomma, qualche battuta ci sta ogni tanto. E questione mascherine in studio, io lo dico ogni sera, insomma, ci sono le pareti comunque di plexiglass che proteggono i nostri ospiti, forse da casa non le vedete nemmeno bene, meglio così perché sono ben trasparenti e pulite. E poi ogni tanto, insomma, qualcuno di noi vedo che in queste sere ha indossato la mascherina, se l'è tolta per parlare. Sento che molti fra di noi sono anche già vaccinati, però comunque non è sufficiente per abbassare del tutto la guardia, ma ripeto, insomma, siamo protetti l'uno dall'altro, quindi c'è il rispetto delle regole per quanto ci riguarda. Ecco, dicevo, insomma, ho parlato anche troppo, la situazione ci porta un po' a Venezia, a Chioggia, insomma, dove c'è stato questo piccolo focolaio, ma oggi sono stati fatti molti tamponi anche lì e per fortuna nessun altro è risultato positivo. Poi a Padova altra situazione un po' da tenere sotto controllo, qualche ricovero anche in terapia intensiva, sono due persone a Padova, insomma, quindi guardia che non si può ovviamente abbassare del tutto, vero Leopoldo Bottero? Sì, anche se ormai la gente è stanca, direi che non si deve abbassare la guardia, ma si deve capire quali sono i comportamenti chiave da tenere, cioè più che creare gli assembramenti facendo orari strani, io direi raccomandare a tutti la mascherina, la distanza e l'igienizzazione delle mani. Mi pare che basta e avanza. Poi noi in Italia, che abbiamo fatto tante cose, alla fine siamo uno dei paesi con il più alto numero di deceduti durante la pandemia pro quota, insomma. Altri paesi che hanno avuto meno attenzioni hanno meno deceduti, quindi fondamentalmente è bene fissarsi sulle cose che servono. Poi fare il vaccino, io ho già cominciato, devo finire il mese fra qualche giorno. E quando uno è vaccinato non è immortale, però il grosso del problema l'ha evitato, insomma, questo è quanto, secondo me. Fabio Chies, c'è da avere paura di queste varianti?
Ma io penso che non bisogna assolutamente abbassare l'attenzione. Da un lato stiamo procedendo con una campagna vaccinale che finalmente ha preso il ritmo che tutti noi ci aspettavamo, per cui si è arrivato a 500.000 vaccinazioni al giorno, insomma questo è un dato importante. Sicuramente però parallelamente a questo non dobbiamo abbassare l'attenzione e soprattutto dobbiamo dar fiducia a tutti coloro che stanno studiando queste varianti. E poi abbiamo tantissime persone, ma riconosciamo, che lavorano nel campo scientifico, nel campo medico, e dovrebbero sentire un po' di più il nostro sostegno, perché sento molte voci negative. Poi dobbiamo ricordare che questi stanno lavorando per tutti noi, per cui grande fiducia nella scienza, ma ripeto, da un lato vaccinazione assolutamente e dall'altro continuare a studiare, perché anche sulle varianti abbiamo visto che le persone vaccinate hanno comunque un grado di protezione maggiore. È importante che arriviamo all'immunità di gregge, che ci arriviamo entro settembre, perché penso che sia la vera discriminante tra quella che è stata l'estate 2020, dove poi ci siamo ritrovati in autunno a ricadere nella stessa situazione, e l'estate 2021, in cui invece i vaccini dovrebbero fare la differenza. Ci aspettiamo che questo succeda e che a settembre si veda finalmente l'uscita del tunnel che adesso stiamo solamente intravedendo. Luciano Sandonà dall'osservatorio così del Consiglio regionale, che Veneto vedete? Il Veneto ha fatto uno sforzo straordinario in tema sia di vaccinazione ma anche di prevenzione. Abbiamo seguito tutti, insomma, in questi 16 mesi di emergenza Covid, anche tutto quello che è stata la crisi, diciamo, nel Covid, e come è stata anche gestita in Veneto. Attualmente, dal punto di vista vaccinale, più del 30% della popolazione ha ricevuto la seconda dose e oltre il 50% ha ricevuto è vaccinato con la prima dose, quindi sono numeri importanti. Oltre 1,5 milioni di veneti quindi ha avuto entrambi le dosi. I numeri sono attualmente sempre in discesa, anche per quel che riguarda, insomma, le persone ricoverate, per quel che riguarda anche le terapie intensive e anche il numero dei positivi. Ecco, stiamo facendo questo piano, il presidente Zai ha messo in campo questo piano straordinario di tamponi che non c'è in nessun'altra regione e che prevede circa più di 30.000 tamponi al giorno, e ha denominato questo piano, cioè ha lanciato una finalità che è quella di mettere fieno in cascina per i prossimi mesi. Cioè, più riusciamo a individuare dei focolai e degli eventuali nuovi positivi, come è successo nel focolaio di Chioggia, ma anche a Padova, in un condominio mi sembra, e da questo punto di vista più riusciamo a fare questo e più riusciremo a isolare maggiormente il virus. Per il resto, la variante Delta è una variante del virus che continua a mutare, come era la variante inglese, diciamo, inizio d'anno, che si trasmetteva in maniera molto più veloce rispetto a quelle precedenti. Anche la variante Delta ha delle caratteristiche diverse, però dagli studi che abbiamo in mano e dalle evidenze scientifiche che abbiamo, anche questa è, diciamo, perfettamente, si può combattere perfettamente col vaccino. Giuseppe Sacca, siamo sulla strada giusta secondo lei per uscire dall'emergenza? Beh, mi pare che i numeri testimonino sicuramente degli ottimi passi. Poi, come è stato detto, dobbiamo essere tutti responsabili, le regole da seguire ce le siamo detti 1,000 volte in questi mesi e dobbiamo continuare a seguire, non bisogna abbassare la guardia. Le varianti sono sicuramente un'incognita, sappiamo quanto sta succedendo in Inghilterra, ma io, insomma, vedo che la vaccinazione sta procedendo, dobbiamo vaccinarci, appunto, mantenere le regole. Bisogna ancora fare un po' di fatica, ma insomma mi pare che la vita piano piano stia tornando alla normalità, e quindi io resto fiducioso. Certo, dobbiamo essere ben consapevoli che la pandemia non è ancora finita, ma certo, diciamo, la luce in fondo al tunnel incomincia a vedersi, quindi io voglio essere positivo, ma tutti dobbiamo continuare su questa strada. Eh sì, senza rilassarci, diciamo così. Onorevole Cauna, una situazione simile in tutta Italia da quello che vedete voi da Roma? Tutti sulla strada giusta, ecco, diciamo, chi più chi meno. Sì, chi più chi meno, però io cercherei, lasciateci, voi dell'informazione, lasciateci vivere un'estate un po' serena, viva Dio, perché ogni mezz'ora ne tirate fuori una, poi Zai fa super tamponi e questo, quella, per carità. Però, insomma, se i numeri ci stanno dando ragione, se
fortunatamente siamo riusciti a cambiare cavallo a febbraio, mettere Draghi e portare avanti un sistema di vaccinazione diversa. Se insomma, la gente deve anche vivere e anche i media hanno la loro, diciamo, responsabilità. Non possiamo terrorizzare la gente in continuazione, una volta col Delta, una volta con la brasiliana, una volta con l'inglese. Insomma, c'è da vaccinarsi, ci si vaccina. Ripeto, ormai il problema dei vaccini non c'è più, però possiamo continuare a vivere col terrore dell'inglese. Che poi, chiedo, io non sono riuscito a capire, questa variante Delta sta colpendo chi è già vaccinato oppure no? Questa è la domanda che io non sono mica riuscito a capire nei vari sistemi di informazione che ho cercato di capire in questi giorni. Io non sono riuscito se chi è in sala di rianimazione è stato vaccinato oppure no. Ma... perché se è stato vaccinato allora c'è da preoccuparsi. Ma se non è stato vaccinato e ha incontrato il virus Delta, che si chiami Delta o che si chiama Covid-19, primo Covid, cosa cambia? Me lo spiegate cosa cambia? Questa è molto la, cioè, pratico. È pratico, sì, per forza. Cioè, se non riusciamo a tornare pragmatici e pratici, ragazzi, guardate che l'Italia può mica andare avanti così, eh? E qui mi appello non solo a voi, ma a tutto al mondo scientifico, a tutto il mondo, diciamo così, che ci porta avanti. Non possiamo andare a continuare a vivere questo sistema. Beh, si chiama Delta oggi, allora perché si chiama Delta, cosa cambia? Non lo so. Però, ma se mi vaccino il Delta, non lo so. Cioè, continuiamo. Cioè, ragazzi, basta. Lasciateci vivere questi 2-3 mesi, che sicuramente il Covid ha più difficoltà nella trasmissione, perché abbiamo capito che gli ultravioletti ci danno una mano ad abbatterlo, e poi basta, poi ci se ne parlerà a settembre, come tanto cambia niente, eh? Non è che parlandone adesso così in maniera, perché così perdiamo turismo, perdiamo sistema di lavoro, perdiamo economia, non possiamo continuare a terrorizzare la gente ogni qualvolta che si cambia nome a questo evento Covid, perché domani verrà fuori quello, non so, Beta, no, Delta, Beta, Gamma, c'è il Gamma in giro, che l'alfabeto greco, gamma. Tutto l'alfabeto greco pronto. Comunque io sono abbastanza fiducioso, sì. I dati ci stanno dando ragione. Spero che questo Delta, non sia un Covid che vada a sorpassare, a oltrepassare le possibilità di copertura che ci dà attualmente i vaccini. Spero solo questo. Sì, sì. Beh, anch'io ho capito così, ho capito che con entrambe le dosi di vaccino. Allora, viva Dio, vacciniamoci. Non combina anche grandi guai, tranne il fatto che è molto più, diciamo, rapido nel diffondersi. Assessore, lei a Vicenza, che aria tira? Ma Vicenza, come le altre città, sta cercando di ripartire con equilibrio, secondo me, che alla fine è la regola più semplice e più difficile da applicare, però è quella che dovrebbe valere dappertutto. Quindi rispetto delle regole, voglia di tornare a vivere, perché l'hanno detto tutti i colleghi qui presenti, questo è un dato che va tenuto presente. Io non me la sento mai di condannare le persone di fronte anche alla stanchezza del periodo che abbiamo vissuto, che siano ragazzi, che siano famiglie, che siano bambini, che siano anziani, la vita è più forte anche della malattia e c'è voglia di ritornare a vivere, di frequentare le nostre città, di andare ad un museo, di andare al cinema, di poter anche togliersi la mascherina un po' all'aperto. Però secondo me bisogna essere rispettosi degli altri. Quello che ci ha insegnato il Covid è che attenti a se stessi vuol dire essere anche attenti agli altri, e questo è fondamentale in questo momento, proprio per poter recuperare una dimensione che sia di vita, sia effettivamente anche di lavoro e di produzione, perché ne abbiamo fondamentalmente bisogno. Che è il motivo per cui, insomma, si tengono ancora le mascherine anche se si è vaccinati con doppia, sì, dose, cioè dicevamo prima anche di iniziare la trasmissione, per rispetto nei confronti degli altri, giusto Luigi Susini? Sì. Come diceva Leopoldo, giustamente dobbiamo cercare di ponderare un po' la situazione, nel senso che comunque ormai abbiamo capito, sappiamo comportarci usando i disinfettanti, le mascherine, la distanza, e ovviamente una grossa mano ce la dà il vaccino, perché i numeri in questo momento danno ragione. E per quanto riguarda il discorso che chiedeva prima l'onorevole, la variante Delta, chi è vaccinato magari riesce a prenderlo lo stesso, ma in forma molto molto lieve, molto lieve.
E questo è un successo, devo dire. Per uno come me che l'ha preso in modo cattivo e potente, posso dire che è un successo, perché provare ad avere il Covid in forma grave non è sicuramente bello. Quindi in questo momento qua si sta andando avanti e facendo un lavoro a livello regionale, devo dire, molto importante, e continuiamo così e andiamo avanti, e io penso che, per appunto, come diceva Chias prima, per settembre possiamo arrivare veramente a vedere la luce in fondo al tunnel, insomma è un buon segnale, insomma. Certo. Facciamo un piccolo punto della situazione con il presidente del Veneto, Luca Zaia, un paio di minuti per fotografare la situazione attuale. Il quadro è di una situazione assolutamente sotto controllo. Si consideri che abbiamo avuto questo cluster a Chioggia, una decina di persone contagiate sono in età pediatrica, quindi sono ragazzini, e due di queste persone sono un genitore e un allenatore, un dirigente sportivo, e dall'altro poi a seguire tre casi in provincia di Vicenza, quindi a Luz Berica, e due casi a Luz 2 di Treviso. Fondamentalmente abbiamo subito schierato l'artiglieria pesante. Ricordate che io lo dicevo anche una decina di giorni fa, cioè faremo tanti tamponi, saremo pronti, eccetera, e la macchina è pronta, nel senso che si va a monitorare, quando troviamo un positivo si va subito a sequenziare, cioè a vedere la carta d'identità del virus, cioè verifichiamo il genoma per capire che tipo di variante è. Vorrei dire una cosa, che oggi l'incidenza di positivi sulla popolazione è bassissima. Per dare un raffronto, siamo sui 10 contagiati su 100.000 abitanti a settimana. E nei periodi peggiori eravamo a 700 contagiati su 100.000 abitanti a settimana. Quindi se la dovessimo paragonare a una pesca, oggi sappiamo che abbiamo un mare con pochissimi pesci, quasi rari. Ci mettiamo una grande rete a strascico, e se mai dovessimo catturare qualcosa, cioè quel pesce che rappresenta l'individuo positivo, andiamo subito a sequenziare. Questo è quello che stiamo facendo, tant'è vero che il Veneto, devo dire su mia volontà, abbiamo deciso di chiedere a tutti i direttori di fare 30.000 tamponi al giorno, proprio per monitorare lo stato di salute, diciamo, della comunità. Se ci dovessero essere spostamenti, ovviamente verso i positivi si interviene. Per ora sotto controllo, ovviamente i cittadini bisogna dire di non abbassare la guardia, di continuare a utilizzare la mascherina in luoghi chiusi o in condizioni di assembramento, e di non utilizzarla all'aperto come è previsto già da lunedì, igiene delle mani, e quindi usare un po' di buon senso, insomma. Considerate che la variante, al di là delle tante poesie che leggiamo sulle varianti, il virus entra nell'ospite, cioè entra nell'uomo, nell'ospite, l'individuo, e poi muta, cioè cambia la sua carta d'identità, cambia il suo genoma, fa delle mutazioni per adeguarsi. Per poi il virus di oggi non è più di quello del 21 febbraio 2020. Quindi questa variante Delta, che è la variante indiana, chiamiamola anche col suo nome, che conosciamo già dall'ottobre 2020, c'è, diventerà ubiquitaria, cioè si diffonderà dappertutto, come è accaduto per la variante brasiliana, per la variante inglese, per la variante sudafricana, accadrà anche per questa. Perché siamo un po' più preoccupati? Perché sembra che sia più contagiosa, cioè a bassa carica virale riesca comunque a contagiare. Però è pur vero che ad oggi i dati che abbiamo è che il vaccino per ora funziona, tant'è vero che abbiamo un genitore di un bambino che si è contagiato, cioè abbiamo trovato positivo, aveva già fatto le due dosi di vaccino, però la sua positività è da asintomatico, cioè non ha nessun sintomo. Beh, insomma, qualche indicazione in più per fare ulteriore chiarezza che arriva dal presidente Zaia. Vi ricordo, anzi vi segnalo, che domani alle 12.30 sarà collegato con noi, quindi seguiteci su Rete Veneta, Focus di G di Pranzo, alle 12.30 avremo il governatore Zaia. Per chiudere, visto che si è parlato di questo, del sequenziamento dei tamponi, e ve l'avevamo anticipato all'inizio della trasmissione, andiamo a Bassano per capire come l'ULS 7, diciamo, metterà in pratica questa indicazione della regione di fare più tamponi possibile.
Nessun ricovero per Covid e la campagna vaccinale che procede. Sotto controllo la situazione nel territorio dell'URSS 7 Pedemontana, anche se la preoccupazione per le varianti che cominciano a presentarsi in Veneto arriva fino a Bassano. No, ovviamente siamo preoccupati per quelle che possono essere eventuali varianti che si possono diffondere anche sul nostro territorio, per cui dobbiamo fare molti più tamponi alla gente. La regione ha invitato le aziende sanitarie a aumentare il numero di tamponi giornalieri per tenere sotto controllo la diffusione del virus. Lo faremo in collaborazione con le aziende, stiamo già chiedendo alle aziende con più di 100 dipendenti di dare la loro disponibilità, perché andremo noi in azienda a fare i tamponi, e chiederemo anche ai supermercati, perché è un luogo dove è frequentato ovviamente dalla gente, da molta gente. In questo modo possiamo avere anche la possibilità di avere un campione molto più vario e diffuso. Attualmente l'URSS 7 esegue circa 1000 tamponi al giorno, ma li fa soprattutto tra il personale sanitario delle strutture mediche e tra ospiti e sanitari delle case di riposo. Bisogna allargare la platea di cittadini monitorati, andare letteralmente a caccia del virus e delle sue mutazioni. Vogliamo evitare che a settembre, ottobre, se magari ci troviamo nelle condizioni dell'anno scorso. Dobbiamo fare in modo che se c'è una variante nel nostro territorio che in questo momento non c'è, andiamo subito a processarla e a prendere le giuste precauzioni. Ecco, un esempio dunque di come verranno attuate queste campagne di tamponi. Riparto da Caon, che è quello che vuole chiudere per più in fretta possibile l'argomento che stiamo trattando. No? No. Sto scherzando, però volevo chiederle, aziende, supermercati, quindi al di là dei soliti operatori però sanitari, è un modo per far ripartire l'economia, essere più sicuri e quindi poter più in fretta possibile ripartire con la vita anche economica di tutti i giorni. Da tutta questa prima parte di questa serata si va a definire una cosa, che bisogna vaccinarsi. Certo. Il tampone, poi alla fine non serve a niente. Sì. Tampone è un task force, facciamo tutto quello che poi abbiamo la gente, e non è detto che noi riusciamo a tracciare. Adesso noi andiamo, cioè per forza devo fare 30.000 tamponi, non li avevamo fatti neanche quando ce n'era era più bisogno di adesso. Cioè, per carità, cerchiamo di fermarlo il prima possibile, ma la storia è perché poi io faccio tamponi a tutti, ne lascio fuori tre, o mi arrivano tre tedeschi in un campeggio. Alla fine cosa ho fatto? Sono andato al supermercato, cosa ho visto? Parliamoci, cioè, basta solo che ci siano tre persone che alla fine che sfuggono a questa, purtroppo nel bene o nel male servono i vaccini. Vedo che anche la gente che era Novax, che ha sostenuto i Novax per anni, e non faccio nomi, ma ce ne sono anche di nomi molto illustri della nostra regione, che adesso dicono dobbiamo vaccinarsi. Allora, a questo punto dobbiamo prendere, non è che il vaccino sicuramente sia che faccia bene, però è il male minore in questo momento. Certo. Simona Seotto, anche i ragazzi, anche i giovani, secondo lei, cioè, spingiamo per vaccinare anche i nostri ragazzi? Ma secondo me sì, io i miei figli li ho fatti vaccinare, quelli in età da vaccino, magari con un po' di attenzione se c'è qualche precedente in casa piuttosto che qualche malattia. Io sono un'allergica, ad esempio, quando sono andata a fare il vaccino ho segnalato le allergie che ho. Devo dire, hanno avuto una massima attenzione al fatto che io ho determinate reazioni, sono qua, sto benissimo, e anzi devo ringraziarli perché ho testato su di me il fatto che quando una persona segnala di avere determinate così particolarità fisiche, comunque vengono prese in considerazione anche sul tipo di vaccino che viene somministrato. Quindi per me sì, il vaccino è l'unica soluzione, anche rispetto a quello che diceva l'onorevole prima, perché il tampone ha senso in presenza o di qualche sintomo piuttosto di qualche caso specifico, ma andare a tamponare tutti e con una percentuale probabilmente risibile dei risultati solo per il fatto di fare tamponi, capisco il senso di controllo complessivo, però poi alla fine l'efficacia è veramente molto molto limitata. Sono più consapevole, invece ben più convinta, che rispetto delle regole, attenzione, mappatura, controllo, prenotazione in determinati luoghi, magari controlliamo come si comportano le persone all'aperto in determinati luoghi, insomma siamo un po' attenti perché non è un liberi tutti la situazione in cui siamo, però ecco, il tampone fine a se stesso ovunque, onestamente credo che servirà ben poco. Vaccini, Bottero, per ripartire, così spostiamo anche un po' l'argomento sul piano dell'economia.
Mi pare sì, come se certo, dice il minimo, ma è da 200 anni che è così, eh? Sì. Cioè non abbiamo trovato niente di sì, meglio del vaccino fino adesso, no? 60 anni fa la lebbra era una malattia che si moriva a pezzi, hanno scoperto i sulfamidici e al costo di 2 euro c'è la cura completa, no? Al momento non c'è la cura completa per nessun virus, l'unica è che le difese le fabbrichi l'organismo. Direi che cioè questa cosa qui secondo me ha staccato un po' tutti, anche il presidente della regione, perché vedo che scrivete ripartiamo con l'autonomia, ha stancato anche la televisione. Cioè ripartiamo con l'autonomia, pensiamo alle cose concrete, sappiamo cosa fare per il virus, facciamolo e andiamo avanti, perché se no stiamo fermi, scusatemi, a girarvi intorno, no? Cioè io vedo che abbiamo altri problemi, sono 4 anni che abbiamo votato e io non ho mai trovato un veneto che dicesse io sono contrario all'autonomia di nessun partito, quindi non è una questione se il mio partito è favorevole, il suo è contrario, no, in questo momento anche la Moretti che era contraria ha detto che è favorevole, no? Quindi vogliamo l'autonomia. Perché vogliamo l'autonomia? Perché è il modo più semplice e più operativo e più efficiente per organizzare uno Stato, no? Gli stati che sono federali funzionano meglio di quelli che sono centralisti, punto. E dopodiché, adesso stiamo. Cosa è successo dopo del voto? Che è arrivato il Covid e noi abbiamo avuto chiamiamola fortuna, che ci hanno promesso un sacco di soldi, di debiti che pagheranno i nostri nipoti, ma qualcuno questi soldi se li piglierà. Qualcuno se li piglierà. Quindi adesso i più fessi non li pigliano. Cioè, io mi aspetto che tutti i deputati, senatori, consiglieri di qualsiasi partito a Roma e in tutti gli altri posti abbiano chiaro in testa l'interesse del Veneto. Abbiano chiaro in testa. Io leggevo una cosa, mi scusi onorevole, lei è favorevole per fare certi lavori pubblici. I soldi adesso ci sono, fateli tirare fuori. Parlate con gli altri deputati che sono lì a Roma, l'idrovia, l'alta velocità, noi abbiamo gli aeroporti che non arriva il treno, non lo so, cioè, voglio dire ragazzi, anche in Africa non mi ha fatto il treno che arriva sugli aeroporti, cioè, la metropolitana di superficie, le infrastrutture ci mancano. Se dobbiamo andare da Treviso a Vicenza, che non è da Treviso a Salerno, da Treviso a Vicenza ci vuole un'ora e mezza. E questi sono i costi, no? Quando si dice che i costi industriali della Germania sono più bassi, non è che il costo del lavoro è più basso, non è che i tedeschi spesseggano a lavorare, è che quando vanno più tranquilli, è che sono organizzati e hanno infrastrutture. Questo è quanto, no? Ottimista per la ripresa, chiesa a ottobre ripartiamo anche sul piano economico. Ma più che ottimista, penso realista, ne dobbiamo ripartire sul piano economico. Ci sono alcune aziende che hanno sofferto più di altre in questo periodo di lockdown, soprattutto quello dell'ultimo anno, e sono ben individuabili, ci sono determinati settori che stanno continuando a soffrire e secondo me bisognerebbe agire in maniera chirurgica dando le sovvenzioni oggi a questi settori. Sappiamo quali sono? Settori o addirittura azienda per azienda? No, io prenderei prima i settori e prenderei delle aziende, perché penso che i settori siano facilmente identificabili, tutti quelli che riguardano comunque il mondo per esempio del divertimento, che per noi magari per qualcuno è superfluo, ma io penso che quando pensiamo ai palchi, pensiamo ai grandi eventi, c'è anche chi va a montare il palco, chi fa i service, gli operai che montano le transenne, cioè pensare che tutte queste famiglie sono a casa, molti di questi non hanno un reddito e purtroppo non siamo riusciti a agire in maniera chirurgica per andare ad aiutarli. Noi non possiamo pensare che una regione come il Veneto non riparta, poi deve ripartire ancora più velocemente di prima, perché se questo è un paese evoluto come deve essere, bisogna che la parte che traini, altrimenti ci fermiamo tutti. Per cui grande attenzione, ma anche capacità di ripartire con una visione oggettiva delle cose, perché se è vero che ci sono dei protocolli da rispettare, penso che rispettati i protocolli noi dobbiamo fare in modo che le nostre aziende corrano come hanno sempre corso, perché negli altri paesi si sta facendo questo. Poi l'Italia, che ha già un gap rispetto ad altri in alcuni settori, soprattutto nelle infrastrutture, soprattutto nell'ammodernamento del paese, adesso che arriverà il recovery fund, che arriveranno questi 200 miliardi, di cui 70 a fondo perduto, ma 130 che vanno restituiti, dobbiamo assolutamente riuscire a fare una programmazione per permettere al paese di fare uno scatto dei reni. Se posso dire l'unica cosa che mi consola, perché quando parlava giustamente della velocità, devo dire che il termine velocità, lo dico spesso, è un termine italiano unico,
ma che viene declinato in maniera differente a seconda della latitudine in cui ci muoviamo. Cioè a Roma il termine velocità è un po' diverso dal termine veneto di velocità, per cui spero veramente che a Roma si diano una svegliata, e quello che mi rende un po' più ottimista del solito è che per fortuna l'Europa mette dei tempi contingentati, per cui non sarà l'ennesima volta in cui ci si darà la colpa uno con l'altro, ma qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, perché siamo un paese nel quale le responsabilità le scarichiamo sempre agli altri, no? Abbiamo un governo Draghi oggi che è un governo che tutti noi riteniamo un governo che sia caratterizzato per la possibilità di sapere agire in queste condizioni, deve dimostrarlo. Qui non esistono più alibi, oggi abbiamo un governo che può agire, abbiamo i soldi che stanno arrivando, dobbiamo dare e fare la differenza. Giuseppe Saccai, i soldi che arriveranno in Veneto a chi li diamo? Ma io posso fare una riflessione su Venezia più che sul Veneto in complessivo, perché poi i settori sono tanti, è stato ricordato i settori della cultura e dello spettacolo, e sicuramente sono stati tra gli ambiti più colpiti, però io vorrei fare un appunto, facendo un focus per usare il nome della trasmissione, su Venezia. Dobbiamo anche stare attenti in questa ripartenza, cerco di spiegarmi, il com'era dov'era non va bene, cioè il momento pre-Covid, l'economia pre-Covid, parlo soprattutto, ribadisco, per Venezia, non era tutt'altro che idilliaco. Venezia era una città con moltissimi problemi economici e sociali, e questi problemi economici e sociali sono stati sicuramente aggravati dal Covid, ma avevano una base sulla struttura economica della città. Dico questo perché noi vediamo un'amministrazione veneziana, ma qua c'è sempre anche una disattenzione molto forte della regione Veneto verso il capoluogo, un'amministrazione veneziana completamente disattenta, che sta appunto cavalcando il famoso com'era dov'era. E se voi pensate al recovery plan, noi stiamo ancora aspettando di capire l'amministrazione comunale su che finanziamenti, su che soldi, su che progetti vuole puntare, appunto per cercare di riqualificare l'economia e ovviamente a cascata anche la società veneziana. Quindi giustissimo ripartire, sappiamo benissimo quali sono i settori che hanno sofferto di più, ma lo diciamo sempre, cerchiamo di non essere di non ritornare al livello a dove eravamo, perché il dove eravamo non era assolutamente un momento idilliaco, e su questo siamo veramente indietro. E visto che lei citava la regione, mi permetto di dire, da Venezia almeno la sensazione che appunto il capoluogo veneziano sia spesso e volentieri utilizzato come vetrina, cioè il famoso marchio Veneto, Land of Venice, e quindi Venezia è utilizzata come marchio per attirare turisti a Venezia, ma in tutta la regione. Ecco, questa situazione non può più procedere in questi termini. Noi a Venezia abbiamo problemi ambientali enormi, dobbiamo rilanciare il porto, si è anche parlato dell'aeroporto. Ecco, tutte queste cose sono ben lontane dall'essere realizzate. Inoltre, e qua mi chiudo, un altro problema enorme che abbiamo a Venezia è che ormai Venezia è una città commissariata. Noi abbiamo il commissario al porto, abbiamo il commissario per l'autorità per la laguna, abbiamo due commissari al MOSE, insomma siamo in una situazione veramente complicata, e vediamo che c'è poca attenzione da parte sicuramente dell'amministrazione, dove abbiamo un sindaco che sta pensando a tutt'altro, a nuove avventure nazionali, e ribadisco, una regione veramente sempre più distante da quelli che sono gli interessi della città di Venezia, che non vuol dire che siano interessi in conflitto col resto del territorio veneto, ma il dialogo tra appunto il capoluogo e il resto della regione è sempre più complicato. Le incomprensioni sono sempre più forti, e su questo io credo che si debba fare una riflessione generale, appunto proprio in ambito regionale, perché credo che Venezia non possa assolutamente ripartire senza l'aiuto del Veneto, ma allo stesso tempo il Veneto senza il ruolo del capoluogo possa far ben poca strada. Su questo è anche un appello che mi sento di fare veramente a tutte le forze politiche, perché su questo dobbiamo lavorare in maniera molto forte. Voi tenete presente che ad esempio non c'è un solo consigliere regionale di Venezia appunto nel consiglio regionale, e quando parlo di consigliere regionale di Venezia non intendo un consigliere di Venezia del PD o della sinistra, intendo un consigliere regionale della città di Venezia, del comune di Venezia, in tutto il consiglio regionale. Motivi sono molti e ci porterebbero lontani, però vi assicuro che questo è sentito come un grosso tema che non è mai stato affrontato fino in fondo, e io credo che sia anche per quello che, come sanno chi ci ascolta, ogni 10 anni
più o meno noi andiamo a votare per un referendum che mira a rompere, diciamo, la parte di terra e di acqua, e abbiamo una città metropolitana che deve ancora ripartire, e anzi più che ripartire deve ancora partire. E sul fatto di come si interpreti appunto il territorio metropolitano veneziano in rapporto al resto della regione, non ripeto quello che ho appena detto, ma qui c'è veramente una riflessione profonda che credo sia proprio in un momento di crisi come questo che debba essere tematizzata fino in fondo. Grazie. E Luciano Sandonale aveva riflettuto su questo fatto, cioè che non c'è nessun consigliere veneziano. Cioè... Stavo pensando a quello che diceva il consigliere comunale di Venezia, no? Giuseppe Sacca. Ma sarebbe troppo semplice dire che intanto Venezia è stata amministrata dalla sinistra da sempre, fino a 6 anni fa, quindi tanti dei problemi che ci sono adesso a Venezia, insomma, derivano direttamente dall'amministrazione che è stata fatta dal centro-sinistra. Poi la politica ha le elezioni, evidentemente, in questa tornata elettorale non hanno portato nessun consigliere comunale, effettivamente, consigliere regionale del territorio proprio veneziano, della città, insomma, e della terraferma del comune di Venezia. Però, insomma, la regione ha fatto il suo anche per quel che riguarda Venezia, non solo sul marchio, voglio dire, pensiamo al risanamento di Porto Marghera o altre cose, tematiche che, dove la regione comunque entra e si occupa, anche lo stesso, per quel che riguarda lo stesso porto di Marghera. Certo, Venezia ha sofferto più di altri territori, come si faceva riferimento prima, perché gran parte dell'economia si basa sul turismo e si basa su un certo tipo di turismo, d'altronde è anche l'immagine del Veneto, pur essendo anche una cosa totalmente diversa, fra virgolette, rispetto al resto del Veneto. Vorrei ricordare comunque che, al di là dei settori che venivano ricordati prima, che sono in crisi ancora e tuttora profonda e stentano anche a riprendersi, quindi si ricordava il settore degli spettacoli, ma in generale di tutti quei lavoratori che lavorano nel turismo, nello spettacolo e in tutte le filiere, che sono quelli che sono rimasti sostanzialmente fermi per 16 mesi. Comunque in generale l'economia del Veneto si sta riprendendo in maniera molto, molto forte, cioè abbiamo dato dei numeri che sono oltre al 10% come proiezione per i prossimi mesi. Lo vediamo, aggiungo in maniera, cioè lo dico in maniera così soffusa, ma ci sono per esempio in questo momento delle problematiche di certe determinate aziende in generale del mondo produttivo, che riguardano per esempio l'accaparramento e i prezzi delle materie prime, perché abbiamo aziende che non riescono a vendere il prodotto e a realizzare il prodotto perché non riescono a trovare le materie prime. E vedo veramente pochissimo approfondimento su questo, che è un problema reale, fortissimo, delle aziende che hanno una forte domanda, una forte richiesta, ma stentano a produrre e sono in grande difficoltà. Si riflette in primis nell'edilizia, per esempio, dove c'è stato un aumento vorticoso dei prezzi negli ultimi mesi. Questo sta a significare che di fondo l'economia vuole partire alla grande. Da qui a dire che stiamo tutti bene ce ne passa, però insomma, i segnali in generale economia sono molto positivi. Dopo ci sono settori che sono attualmente ancora in forte sofferenza, dove bisognerà fare una riflessione molto approfondita anche nel corso del periodo estivo. Assessore Sciotto, cultura, turismo, insomma, l'ha vissuta sulla sua pelle questa situazione difficile negli ultimi mesi, anche lei, eventi, sì, spettacoli. Io dicevo che, insomma, essere assessore alla cultura durante la pandemia era una condanna a morte praticamente perché... Però devo dire che intanto Vicenza ha pagato sia l'anno scorso che quest'anno meno di altre città, soprattutto delle città grandi, la crisi legata alla pandemia. E questo sicuramente è legato a una serie di fattori geografici. Le città piccole sono andate meglio nella ripresa delle città grandi, hanno in qualche modo dato la sensazione di essere più sicure, magari, non so, di altre città. Vicenza paragonata a Firenze, noi abbiamo fatto numeri da maestri anche solo durante l'estate. Questa è sicuramente una riflessione da fare sul sistema cultura,
e turismo che abbiamo in Italia. Vicenza poi in generale non è una città che vive di turismo, ma vive di impresa, e questa è stata un'altra delle sue forze in qualche modo per cercare di ripartire. La cultura ha pagato la crisi, ma l'ha pagata perché l'Italia non si rende conto che potrebbe vivere di cultura. È a monte l'errore, non è legato alla pandemia, è legato al fatto che noi abbiamo un patrimonio artistico monumentale incredibile e lo lasciamo chiuso e lo lasciamo crollare, mentre magari in altri paesi faremo chissà quali meraviglie. Investiamo poco nella formazione dei nostri ragazzi a livello culturale, crediamo poco nella cultura anche come proprio arricchimento di tutti noi, per cui andare a teatro viene visto un po' come una cosa un po' così per passare una serata, non ci si rende conto invece di quanto possa migliorare la vita di tutti noi e anche insegnarci che male non fa. Non a caso nell'inizio della pandemia siamo sopravvissuti con le canzoni, con la televisione, magari riscoprendo un libro. Io sono una lettrice di qualsiasi cosa, merito probabilmente anche degli insegnanti che ho avuto nella mia scuola, perché la mia passione è insomma la musica e la lettura, però quanti di noi hanno riscoperto quel tipo di arricchimento, ecco. Per cui non possiamo ritornare al sistema che c'era prima, perché era sbagliato il sistema che c'era prima e sarebbe fin troppo facile ritornare a quel modo di fare cultura. Bisogna investire in un sistema che non solo dà lavoro, e questo è sicuramente una riflessione da fare, ma che davvero potrebbe consentire alla nostra meravigliosa Italia, il Veneto primo fra tutti, che è una delle regioni dove c'è più da visitare, più ragioni per venire, si passa dal turismo del mare al turismo culturale. Vicenza è sito, voglio dire, dell'UNESCO, siamo la regione che ha più siti UNESCO in tutta Italia, eppure alcuni di questi siti sono quasi sconosciuti. È proprio sul sistema di fare cultura in Italia che bisogna insomma investire di più e anche avere un po' più di fiducia, anche un po' più di amore verso il nostro paese, verso le nostre città. Onorevole Caon, è il momento buono per spingere sull'autonomia, secondo lei, per il Veneto? Guardi, l'autonomia che noi porteremo a casa è una autonomia che io la chiamo la devoluzione della spesa e non una vera autonomia. L'autonomia si costruisce giorno dopo giorno nel proprio territorio, andando a Roma e cercando di portare a casa quelle infrastrutture che ci servono. Quello che io sto cercando di far capire e di creare dei movimenti nella nostra regione, quel tanto che comincino a capire che Roma non è lontana, ma deve essere vicina e portare a casa quello che ci meritiamo. Nel caso di quello che sto portando avanti sul discorso dell'alta velocità, stiamo parlando di cultura, stiamo parlando, il consigliere diceva, dell'economia forte. Bene, noi siamo l'unica regione che non ha, oltre a 20 km di alta velocità, non ha più alta velocità. Noi abbiamo solo Mestre e Padova, basta. Da Padova a Brescia non c'è alta velocità, da Padova a Bologna non c'è alta velocità. Fatalmente da Bologna a Salerno, già finanziata il Napoli-Bari, il Napoli-Reggio Calabria, fatalmente Bologna-Milano-Torino, fatalmente Brescia-Milano-Torino, noi siamo un'isola infelice. Allora, io non me la prendo con la politica di chi c'è stato, di chi non c'è stato degli ultimi anni, no. Qui c'è un buco politico a colmare. Ci mettiamo in testa che tutti dobbiamo remare e andare a Roma convinti che bisogna portare a casa queste opere. Io sto facendo girare un ordine del giorno dei consigli comunali per rafforzare questa nostra richiesta, fatta da un comitato promotore alta velocità Padova-Bologna-Nord-Est, cioè dell'alta Nord-Est, dell'Italia del Nord-Est. Bene. Quello che a me rammarica è che certi comuni, nonostante tutti questi discorsi, ti dicono sì, 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 lo faremo, solo per fare un dispetto a Caon non lo votano. E questo è il grave della nostra situazione in questa regione. Poi come possiamo essere uniti e andare a richiedere certe opere da 4-5 miliardi? Poi diciamo, ah, Roma non ci ha dato i soldi, vogliamo l'autonomia. No, prima portiamoci a casa i soldi in questo momento, poi l'autonomia magari in maniera parallela. Io siedo nella bicamerale delle autonomie, delle affari regionali, da circa un mese. Sono andato a verificare un po' i lavori di questa bicamerale che sono stati fatti negli ultimi anni. Non è che l'autonomia sia stata così presa in considerazione, ma vuol dire che noi veneti che andiamo a Roma
non siamo organizzati perché per delle bag interne, per dei problemi personali, e questo dobbiamo smetterla, perché nelle altre parti la Sicilia vuole il ponte di vuole il ponte sullo stretto, e assieme alla Calabria lo porteranno a casa, perché quando sono in commissione arrivano tutti i calabresi e tutti i siciliani. Io chiedo a qualche mio collega: intervieni sull'alta velocità? No, ma sai, non mi danno lo spazio. Come mi danno lo spazio? Cioè, dobbiamo cambiare mentalità in Veneto per portarsi a casa l'autonomia. Non è che l'autonomia ce la danno perché l'abbiamo fatto con il referendum, perché Zaia è bello e bravo e è il 77%. Anche Zaia deve venire più volte a Roma, perché sono 15 mesi, sono 15 mesi che è a Marghera. E rimanendo a Marghera non può avere rapporti con i ministeri interni, ma non sto facendo una critica. No, non sto, io sto cercando di fare una critica. Io chiedo, in tre io sto anni, creando, no, io sto cercando di creare una critica propositiva per portare a casa quello che ci spetta. Perché se noi rimaniamo in Veneto, diciamo sempre: abbiamo la miglior sanità, siamo i più bravi, siamo i meglio, siamo i migliori, logico che non ci finanziano niente. Noi dobbiamo invece dire: ci manca questo e lo vogliamo. Però chiedo, e questa è la differenza che dobbiamo fare, questo salto di qualità. Ma non sto facendo una critica alla Lega, sia chiaro. Io sto facendo una critica al PD, io sto facendo alla Forza Italia, sto facendo una critica a tutti i partiti che rappresentano il Veneto a Roma. Dobbiamo creare un sistema di meno famiglie e più una squadra unita. Questa è la cosa. E l'alta velocità si può portare a casa. Non è detto che non si può portare. Ci sono dei recovery fund che vanno a finanziare, che vanno a premiare più che altro, diciamo, l'ambiente. Non c'è niente per l'asfalto, non c'è niente per il cemento, non viene finanziato niente. Quando qualcuno dice: ma io voglio la 307, io voglio... No, non c'è niente per l'asfalto, non c'è niente. Okay, a meno che non ci sia un ponte che sta cadendo, una galleria sta cadendo, allora nell'emergenza viene finanziato. Ma viene finanziato solo di queste opere, tipo l'idrovia, che stavo parlando prima. Un'altra opera importante che andrebbe a sgravare tutto il sistema della mete di sicurezza e il sistema idraulico di Vicenza, Padova, parte di Treviso e terraferma veneziana. Anche qua, un ulteriore sforzo. Scusa, io non voglio interromperla, onorevole, ma chiedo, siccome mi ricordo che quando... c'era il direttore Baccialli prima delle elezioni politiche, mi ricordo che c'era la fila di parlamentari, diciamo, che erano in lista, che venivano a firmare l'impegno per l'autonomia. Certo. Credo che il presidente Zaia, a parte la gestione del Covid, sono stato leggermente stimolato da quello che ha detto, cioè credo che non c'è nessuno, forse solo lei, che non vede che Zaia ci ha messo il 150% Volevo dire anche questo. Io sono stato a un'audizione della famosa commissione bicamerale che è venuta in Veneto recentemente, diciamo, e è venuta in visita in Veneto, e di parlamentari veneti e ce n'erano forse uno dentro. Io ero appena stato nominato, non avevo avuto l'invito. Ecco, cioè, e quindi la settimana entrante, perciò non posso dire niente. In Parlamento, in commissione, da parte di qualche parlamentare, diciamo, di riferimento al nostro territorio, perché bisogna chiedersi anche in prima persona cosa si è fatto per l'autonomia prima di chiedere quante volte Zaia ha consumato. Ma non sto dicendo il treno che è colpa di Zaia, voi avete sempre il problema di coprire Zaia. Io non sto prendendo con Zaia, sto prendendo con un sistema che si è creato in Veneto. Portiamo a casa l'autonomia, la portiamo a casa, perché il Veneto mantiene il resto del paese e lo sanno anche i sassi, l'ha detto anche Bruno Vesta ufficialmente nella terza camera, che è, diciamo, il porta a porta, il famoso porta a porta, l'ha detto anche Bruno Vespa. Quindi ci vuole un po' più di coraggio, non solo qua in trasmissione, anche in Parlamento, da parte di tutti. Voglio dire, non è un'accusa a lei, però è un dato di fatto. Ho visto timidezza, ecco, da parte di chi invece avrebbe potuto usare, diciamo, durante il primo governo Conte. Io avevo fatto anche da qua, da questi studi, avevo cercato di creare un po' di identità veneta e ho detto: facciamo vedere che i parlamentari veneti, su un emendamento, su un ordine del giorno che non ha nessun valore, votano tutti assieme contro o a favore, in maniera così far vedere che c'è il gruppo
parlamentare veneto, non il gruppo. E queste sono. Poi se andiamo a scambiare, se facciamo 30 anni di battaglie e a un certo punto ci ritroviamo che un partito che prende il 77%, cioè che è maggioranza relativa in questa regione, mi va a contrattare il reddito di cittadinanza posto l'autonomia, cosa che dice lei, e con l'accento vi capite che qualcosa non mi torna. Pensi a cosa ha fatto lei per l'autonomia. Ha fatto un intervento in Parlamento sull'autonomia? Sì. Oh, ne ha fatto uno. Bene, allora ha già fatto qualcosa in più di quello che ha fatto. Ho chiesto addirittura di fare anche qua, ho detto, avete fatto un intervento, tutti i deputati devono contraddistinguersi, no? Durante il periodo che c'era la possibilità, ancora prima del Covid, di dire noi siamo veneti, perché i siciliani lo fanno, i calabresi lo fanno. Dobbiamo cominciare a capire che se i soldi vanno sempre da un'altra parte di questa Italia, ci sono anche delle mancanze derivate da parte nostra. Punto. E qua mi fermo. Io sto dando una colpa solo. Cioè non esiste. È un fattore culturale che abbiamo in vento, che dobbiamo cambiarlo. Ma ci sono, Luigi, anche, sì, ci sono anche delle questioni oggettive, cioè riferito a questo. Io vedo come in Europa molto spesso si fa fatica a fare squadra per l'Italia. Bravo. Cioè noi abbiamo talmente creato un clima di divisione sociale che ci appartiene a un passato che io speravo fosse passato, nel quale ci fu addirittura lotta di classe, tutto quello che ne segue, e non riusciamo neanche oggi a far sistema. Non riusciamo a far sistema in Europa difendendo quelle che sono le prerogative dell'Italia, anzi andiamo lì a portare le beghe italiane in Europa, che è una cosa che penso che il resto delle nazioni europee non riesca neanche a capire. Cioè magari sorridono anche di questi italiani che ogni tanto se la prendono tra di loro invece di difendere quello che è l'impegno e il valore del nostro paese. La stessa cosa si vede a Roma, che spesso, io penso che uno che arrivi dal PD, che arrivi dalla Lega, che arrivi da Forza Italia, quando si parla di temi regionali e con un referendum che ha avuto il risultato che ha avuto, non possa che difenderlo. Cioè non possa che portare a spada tratta, esatto, quello che è la questione dell'autonomia. Per cui è giusto che Zaia faccia il Presidente della Regione, lo sta facendo bene, è giusto che i parlamentari facciano i parlamentari, però è giusto che tutti difendano allo stesso modo la struttura di una regione che è una regione trainante e che deve essere anche a livello politico. Così anche a Roma deve esserlo assolutamente questo, perché non è possibile, ripeto, che ci ritroviamo con parlamentari che non siano d'accordo su quello che è l'interesse del proprio territorio. Certo. Ce la farà il Veneto. Ha ascoltato con interesse, sì, anche se purtroppo mi sembra di capire che con questo governo l'autonomia non lo porteremo mai a casa, perché purtroppo ci sono dei pareri molto contrastanti, anche se sarebbe il governo giusto per portare a casa effettivamente l'autonomia, perché c'è un'ampia maggioranza e basterebbe soltanto, come dice l'onorevole, non mettere d'accordo. Scusi se la interrompo, Susi, un attimo solo. Siccome c'è questo messaggio, che ringrazio ovviamente il telespettatore, anche se poi è un po' polemico alla fine, volevo chiedere a Caon se risponde. Sono della destra leghista da più di 40 anni, ma mi spiegate, vabbè, quella parola non la leggo, serve l'alta velocità a portare da Venezia a Lione 4 cinesi e 4 immigrati? E perché è sbagliato questo messaggio? Vale la pena rispondere o no? Allora, dove passa l'alta velocità, da studi fatti, non da me, ma dal Ministero da anni, arriva un 2,5% di PIL in più. Okay. Fate il conto, se arriva in Veneto una regione così dinamica, cosa può portare? E poi non è giusto che noi dobbiamo essere ai bordi dell'impero. Perfetto. Perché ci dobbiamo trattare così? Okay. Perché noi non dobbiamo avere questi... Altrettutto, 124 chilometri di Padova a Bologna, completamente in pianura, il costo è un terzo di quelle in galleria e naturalmente ponte, cioè, c'è una mancanza, cerchiamo di rapporto costi benefici e... ma guardi, solo il distretto dei Colli e di Abano Terme, no, che è un distretto turistico, noi gli facciamo un'autostrada ferroviaria con uscita su 15 treni al giorno, uno al giorno si può fermare a Abano. Cosa vuol dire? Vuol dire che Napoli, Roma, Firenze, Bologna, tutte queste assieme e il metropolitano, cioè tutto l'interland di queste città, fanno 10 milioni di abitanti. Diamo la possibilità in 3-4 ore di arrivare ad Abano Terme. Cioè cosa vuol dire? E farsi i giri, vuol dire che poi vanno a Valdobbiadene per prendersi il prosecco, vanno a prendersi l'olio. Cioè. E, tra l'altro, il turismo ferroviario ha anche una, diciamo, la possibilità che uno può spendere quanto vuole, perché tanto le borse e le valigie non vanno via a chili come negli aerei.
Cioè io mi posso prendere una valigia in più e caricarla nell'alta velocità. Se vado via con Ryanair mi compro un chilo di riso, lo pago tre volte solo per il viaggio e riportarlo a casa. Molto concreto, grazie. Sì, ecco. Ma poi tra l'altro, scusi, abbiamo risposto. Io non riesco a capire come qualche... E poi scusa, sì, facciamo finire poi la parola. Non riesco a capire come fa ancora qualche telespettatore a scrivere messaggi del genere. Sì, cioè, no, se noi stiamo ancora discutendo, se vogliamo un paese moderno, un paese arretrato, non sappiamo neanche cosa parlare. È come quelli che dicono non dobbiamo portare la banda larga per tre che giocano al computer. Io sono dell'idea. Veramente, allora, cioè non ci rendiamo conto che il futuro è un futuro di un turismo, come diceva giustamente prima l'assessore. Il nostro è un paese che è l'80% delle ricchezze culturali del mondo. Cioè il nostro è un paese dove un turista che arriva deve trovare l'alta velocità, deve trovare la banda larga, deve avere la possibilità di dialogare con il mondo. Se non capiamo che questo è il nostro futuro, ragazzi, abbiamo finito prima di cominciare. Sì, Fabio, questi commenti qua sono commenti che trovano il tempo che trovano, insomma, no, dai, però cioè, l'abbiamo capito anche abbastanza bene. Stavo dicendo che l'autonomia, questo sarebbe il governo giusto per portarla a casa, perché c'è un'ampia maggioranza, purtroppo in questa maggioranza c'è varie variabili, no? E non si riescono a mettere d'accordo. L'autonomia, secondo il mio punto di vista e secondo noi di Fratelli d'Italia, l'autonomia la porteremo a casa quando andremo a votare, che andremo a eleggere un governo forte di centrodestra. Perché? Perché la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono convintamente propositivi per l'autonomia, e questo è l'unico sistema. Mi riaggancio al ragionamento che si faceva alle imprese. Le imprese, io continuo a dirlo, se vogliamo dargli una mano alle imprese bisogna creare l'anno bianco. Per quelle aziende che non hanno lavorato bisogna fare in modo che non paghino le tasse. Perché? Perché le tasse, se non hai lavorato, non le paghi oggi, non le paghi domani, non le paghi dopodomani. E invece questo governo cos'è che ha fatto? Ha fatto comunque partire ancora le cartelle esattoriali e stanno arrivando in ogni caso a queste imprese qua. E quindi il fatto di andare a aiutare le imprese si può fare soltanto dando dei sostegni che oggi non stanno arrivando, perché l'unico sostegno che è stato dato è stato quello di far fare debiti alle imprese per dargli 25.000 euro, e andando a dare garanzia di firma a questi debiti. Quindi dobbiamo fare un po' un'ammenda sotto questo punto di vista. Oggi abbiamo un governo Draghi che a mio così parere potrebbe fare molto meglio di quello che sta facendo. Il governo Conte è stato fallimentare, lo abbiamo visto. Speriamo che si metta in campo qualcosa per le imprese, perché le imprese sono l'ossatura dell'Italia, e se non andiamo a preservarle veramente rischiamo grosso. Leopoldo Bottero, cosa dobbiamo aspettarci da Roma? Non so, anche vista la discussione che... Sono preoccupato perché... Purtroppo molti sono convinti di creare lavoro bloccando i licenziamenti, no? Allora si crea lavoro creando impresa e favorendo l'impresa, allora anche diminuendo le tasse se è possibile, ma l'infrastrutturazione, ragazzi, guardate, prendete l'autobus e andate a vedere quello che succede in Francia o in Germania, perché lì l'economia va meglio, perché in Francia sono 30 anni che hanno l'alta velocità, in Germania i camion che girano sono turchi e italiani, cioè hanno un sistema di trasporti che funziona e quindi i costi industriali sono minori. Ancora oggi per alcuni nostri comparti qui nel Veneto il porto più comodo è quello di Rotterdam, perché se vengono qui hanno anche 10 giorni di carte da fare. Sono un po' incazzato con le carte, perché questa settimana sto facendo una festa a Resana, quella Proloco, e ho un pacco di carte così, cioè 4 dita di carte per fare una festa con le fate per i bambini, no? Cioè non è che ho portato i mitra, le bombe atomiche, non so, e le responsabilità, c'è le responsabilità che se succede qualcosa in 7000 km è tutta colpa mia, certo. Insomma, domande, cose, eccetera. Poi ho scoperto che mi mancava anche un estintore, ho dovuto prenderlo. La festa si svolge in un boschetto, no? Cioè un'area aperta di 4 ettari, limite 200 partecipanti, cioè non sto facendo un rave, quelli si fanno sul greto del Piave. Allora, sono preoccupato perché è la cultura, che è un po' fuori. La cultura anche amministrativa e politica, quando uno ti chiede, dice perché facciamo l'alta velocità, no?
c'era quel, c'era Socrate che gli ha chiesto uno studente, dice: ma perché devo imparare queste robe qua? Dice che non mi servono a niente. E lui ha detto al suo servo: dagli una dracma a questo qui, così vede dei soldi. Allora, generalmente un popolo più evoluto, con una cultura più elevata, sta meglio. La cultura è qualità di vita, è capacità di affrontare le cose, ed è difficile dire da che parte, come si dice, trova la soluzione. Quindi bisogna investire tanto nella cultura. Noi abbiamo i ragazzi che vengono fuori a 19 anni dalle scuole superiori, non hanno visto due dita di diritto, due dita di economia e non sanno una lingua. E siamo in Europa. Ogni 30 km cambia la lingua. Se uno non sa, non dico tanto, ma almeno un paio di lingue, non va da nessuna parte. Non è che gli svizzeri hanno del DNA diverso dal nostro, ma uno svizzero quando è grande parla italiano, francese e tedesco, e magari anche il romancio. Allora, curiamo questi aspetti qua. E poi le infrastrutture, io sono stanco di dirlo, paghiamo una gita in pullman a tutti quanti quelli che amministrano, che vadano a vedere la Germania e la Francia, non l'Islanda, la Germania e la Francia, paesi magari più densamente popolati di noi, passate la Ruhr e sembra di stare in mezzo del bosco di Cappuccetto Rosso, perché le case stanno di qua e le fabbriche stanno di là. Allora bisogna mettere mano all'urbanistica, quindi non possiamo che i comuni fanno una legge sull'urbanistica, poi arriva la legge sul piano casa, che le fanno dove vogliono, perché poi bisogna portare i servizi. Se uno non ha capito cosa serve la banda larga, glielo si spiega. Ma noi siamo il paese che, per motivi, come si dice, linguistici, abbiamo paura del 5G perché porta il Covid. Allora, sapete cosa vuol dire 5G? Vuol dire quinta generazione, sono diverse generazioni di tecnologia che aumentano, come si dice, la capacità di trasmissione. Il 5G è meno potente del 4G, che è meno potente del 3, e così via. Allora, abbiamo problemi di tanto è vero che ci vogliono più antenne. Sì, ma a parte avere... siamo nel mio campo, potrei andare avanti 2 ore, meglio di no. Il problema qual è? Serve più cultura e più infrastrutture a questo paese qua, primo, perché poi la gente che sa si difende un poco meglio, no? Sono d'accordo con l'onorevole che dice: io non ce l'ho con nessuno. Cioè, una volta noi eravamo i movimenti nostri autonomisti, eravamo quattro gatti che dicevano: vorremmo l'autonomia. Allora, cosa si è scoperto? Che in Veneto tutti sono identitari. Non esiste un Veneto che non sia Veneto, no? E quindi si è capito che poi l'autonomia non è un fatto, come si dice, ideologico, anche se in tutta Europa è patrimonio della sinistra e in Italia della destra, no? E questo qui è una nostra caratteristica, siamo diversi, lasciateci così. Però se vogliamo andare avanti, dobbiamo fare questa cosa qua di capire che c'è un interesse comune. Io non devo dimostrare che sono più intelligente dell'altro, devo portare a casa il risultato. Posso dire una cosa un po' così, sono passate le ore, i bambini sono a letto, no? In Spagna si dice, no? Tu puoi decidere se ce l'hai più lungo o se fotti di più, no? Dobbiamo fottere di più, cioè non stiamo lì a pensare chi ha ragione, avevo ragione, io l'ho detto prima di lui, lui ha sbagliato, lui era... Non me ne frega niente, tabula rasa, abbiamo davanti il nemico, perché è il nemico, anche se sono amici nostri, e sarà il nemico finché non ci dà l'autonomia. Ci deve dare l'autonomia e ci deve dare i soldi che ci servono per fare le infrastrutture, perché noi viviamo sì di turismo, ma anche di industria. Guardate, certo, che noi oggi abbiamo la manifattura, che è molto importante, e siamo destinati a che diminuisca, perché la manifattura, noi ne stiamo facendo più della nostra quota, se vogliamo, a livello internazionale. Cos'è che abbiamo che non ci ruba nessuno, no? La storia, il panorama, il territorio. Allora, dobbiamo pensare di investire su questo, e su questo lo si fa con infrastrutture e cultura. Infrastruttura e cultura. Dateci i soldi del recovery fund, intanto dopo i debiti ce li farete pagare a noi. Io sono disposto a pagare i debiti, ma voglio farli prima. Facciamo solo debito, lo dobbiamo solo pagare, anche senza opere. Io vorrei pagare il debito dopo che ho fatto. Giuseppe Saccai, d'accordo. No, qua va a finire che cultura, gli altri si fanno le opere, noi paghiamo i debiti. Sì, almeno portiamo a casa qualche opera.
Prego, Saccardo. Certo, serve la volontà politica. Sì, ho sentito molte cose, cerco un po' di riallacciare, fare alcune osservazioni. Ad esempio, intanto è vero che l'autonomia è sempre stato patrimonio della sinistra e a quanto mi risulta lo è ancora adesso, e qua si sta parlando di autonomie e di riforme di stampo federalistica e quant'altro. A me risulta che in Italia l'unica riforma del titolo quinto sia stata fatta dalla sinistra, perfettibile, tutto quello che volete, ma quello è stato fatto. Tutti i governi delle destre a me non risulta che abbiano portato a casa assolutamente nulla. Sentivo che bisogna aspettare un governo a trazione destra fare del federalismo, vedremo. Poi detto da Fratelli d'Italia, scusatemi ma mi viene un sorriso, almeno storicamente siamo a favore, e la cultura sono cose serie, ma comunque non importa. L'autonomia, il titolo quinto è stato riformato dalle sinistre, ma aggiungo una cosa. Spesso appunto sento dire dai veneti e dalle destre in Veneto autonomia, autonomia, autonomia. Poi però guardo anche quello che viene fatto in Regione Veneto e qui c'è un grosso problema ed è quello che dicevo prima, perché non si può sempre chiedere autonomia a Roma e poi nei propri territori comportarsi come ci si comporta adesso. E mi riferisco e ritorno al tema di prima della città metropolitana. Da quant'è che in Veneto discutiamo di quale possa essere l'assetto di governance migliore per la Regione Veneto? E non è certo dire che la Regione Veneto è di per sé una città metropolitana, perché non è vero. Sappiamo che sono territori molto diversificati, sappiamo che c'è un nucleo, se volete, più forte per funzionalmente ed economicamente tra Padova, Treviso e Venezia, sappiamo che abbiamo la provincia di Belluno e quant'altro. La Regione Veneto, e questo potrebbe farlo da domani, non ha mai fatto una riflessione interna sul come si governa anche appunto all'interno del territorio veneto e si possono governare le diverse autonomie. Dico questo non perché io sia in disaccordo con l'autonomia e andare a Roma a chiedere e reclamare maggiori poteri, maggiori competenze e anche maggiori risorse, però poi bisogna anche essere secondo me un po' coerenti e, come si suol dire, dare il buon esempio. Sentivo anche prima parlare di infrastrutture, benissimo le infrastrutture, certo decidiamo quali infrastrutture fare, l'alta velocità, credo su questo siamo veramente tutti d'accordo. Poi sentivo, è ritornato il tema del porto, allora io qua non posso che continuare a ribadire quanto ho detto prima, magari aggiungendo qualche esempio puntuale. Il porto, sul quale la competenza della Regione Veneta è enorme, il porto, parlo ovviamente del porto di Venezia, noi siamo in fortissima difficoltà, la ZLS, la zona logistica semplificata, stiamo aspettando da mesi che la Regione Veneto presenti il piano. Adesso ha fatto un primo step con le categorie, vedremo se continuiamo così la zona logistica semplificata la vedremo nel 2025. Oppure diciamocelo pure chiaramente, sono le destre nel porto di Venezia a difendere lo status quo, perché quando noi sentiamo da anni parlare di nuovi canali, taglio delle isole delle Tresse, Vittorio Emanuele e quant'altro, sappiamo benissimo che per il porto di Venezia questo è mantenere uno status quo in cui il porto di Venezia non potrà mai adambire ad essere qualcosa di veramente competitivo a livello, non dico neanche europeo, perché fare comparazioni con Rotterdam e Anversa per il porto di Venezia è perlomeno utopistico allo stato attuale. E quando noi chiediamo che si faccia un ragionamento dell'Alto Adriatico, quindi un'autorità portuale dell'Alto Adriatico, questo è sempre stato bloccato dalle destre per campanilismi, per sciocchi campanilismi. Quindi spesso io sento, a me dispiace, non voglio essere troppo aggressivo, sull'autonomia siamo d'accordo, facciamo tutte le battaglie che vogliamo anche a Roma, però francamente le destre nel governo della regione, governano dagli anni 90 ad oggi, non hanno fatto nulla di stampo. Facciamo finire questa cappa perché sennò ci sono dei problemi proprio tecnici. Prego, mi taccio, grazie. No, non abbiamo sentito però bene le ultime frasi, se vuole ripeterle. Sottolineavo il fatto che, per come la vedo io, le destre a livello veneto e governano in Veneto dagli anni 90 non hanno mai fatto una vera riflessione su, appunto, dicevo, sulla governance veneta, dando anche maggiore autonomia ai territori che compongono la Regione Veneto. Quindi poi io, insomma, appoggiamo tutti l'autonomia, facciamo quello che si può fare a Roma, però bisogna essere coerenti anche nel piccolo. Chiudo con l'esempio di Venezia. Comune di Venezia articolato in municipalità che avevano dei loro poteri, le destre salite al governo 7 anni fa, perché ormai sono 7 anni fa, uno dei primi provvedimenti è stato quello di togliere tutte le deleghe alla municipalità, che ormai sono dei luoghi che non contano assolutamente nulla. Allora
affrontiamo il tema in maniera organica e coerente. Io credo che questo poi possa dare anche maggiore forza nel tavolo, diciamo, rivendicativo a Roma. Se posso, perché visto che mi ha chiamato in causa a sto punto qua, sì. Rettifico l'intervento che ho fatto, perché prima ho detto che l'autonomia con questo governo non poteva essere fatto perché c'è l'opposizione interna, no? Mi riferivo ovviamente al PD. In questo caso mi sembra di capire che il PD è a favore, quindi con Forza Italia, con la Lega e il PD domani mattina possiamo avere l'autonomia. Grazie. No, io vorrei dire una cosa, scusate, se posso. Allora, sono due fasi, ma io ho colto una cosa prima dall'onorevole Con. Cioè, ci sono due fasi. Decidiamo che tutti gli errori che hai fatto te prima, quelli che ho fatto, io non sbaglio mai di solito, no? Ma faccio un errore apposta ogni mese, perché è l'unico che non ha mai sbagliato che ho messo in croce. Allora dico, ok, questa è la storia, ma domani individuiamo la trincea dove che tutti siamo fianco a fianco, e dopo, quando avremo portato a casa i soldi e l'autonomia, io voterò contro Caon a favore di quell'altro, vedremo cosa fare, farò l'assessore alla cultura a Vicenza al posto dell'attuale, cioè non lo so, cioè, voglio dire, ma è dopo, è un'altra cosa, non so se mi spiego, il bottino i ladri lo dividono dopo che hanno svaligiato la banca. Cioè, adesso noi, io non partirei dal dire ma quella volta lì tu hai votato, non me ne frega niente, io dico da qua in poi siamo capaci di dire bravo, vogliamo le risorse, vogliamo pagare i debiti dopo che li abbiamo fatti. Cioè, questo è il concetto, mi pare, sì, di aver capito questo, esatto, io. Proprio così. Luciano Sandonà. Se noi non facciamo questo stacco. Scusa, Luciano. No, vai tranquillo. Vai. No, mi sembrava che il consigliere comunale di Venezia avesse una posizione un po' ideologica. Sembrava essere tornato agli anni 70. Era da tempo che non sentivo parlare così di destre e di colpe, diciamo, degli altri, ma anche della regione, per esempio nel campo dell'autonomia, all'interno della regione, ricordo che nello statuto regionale, per esempio, un articolo dello statuto è dedicato alle specificità della provincia di Belluno. Due settimane fa in prima commissione, di cui sono presidente della commissione regionale del Veneto, è stato presentato uno studio di tutte le forme, diciamo, di aggregazione comunale, e uno studio ben preciso di quella che è l'evoluzione, diciamo, e lo stato anche delle autonomie e dei comuni nel Veneto, quindi con tutte le sfaccettature e le variabili che ci sono all'interno della regione, anche divisa nelle zone, come faceva anche riferimento prima il consigliere comunale. Il Veneto stesso è molto variegato, quindi credo che queste accuse siano del tutto infondate, insomma, ecco. Anche questi superpoteri che avrebbe la regione nel porto, è vero che la regione entra nel porto, ma c'è anche il Ministero delle Infrastrutture, c'è anche il Comune di Venezia, che ricordo avete amministrato voi e la vostra parte politica fino a 7 anni fa, e ci sono una serie di variabili. C'è una grossa fase di ripensamento di tutto quello che è il ruolo, diciamo, del porto, a partire, diciamo, da una serie di problematiche che ci sono all'interno del porto di Venezia e del sistema produttivo portuale di Venezia, ma anche lì, ripeto, la regione è protagonista e si sta dando da fare. Questo per rispondere a un po' di accuse che ho sentito buttate qua e là da parte del consigliere comunale. Roberto Caon. Beh, intanto non è per fare polemica col consigliere, anzi parto dal presupposto che il discorso che facevamo prima, dovevamo essere più uniti per riuscire a portare a casa qualcosa in Veneto. Però volevo anche ricordare che le nomine dei commissari vengono fatte, si sono succedute da vari governi sinistra, e sono tutti di area di sinistra i commissari attuali, e anche quelli di prima che vengono qua a comandare il porto. Tra l'altro, onestamente, il porto di Venezia si è deciso in qualche maniera, non si dice che sia un porto di secondo o terzo livello, perché ormai è tutto Trieste e tutto Ravenna, questa è la verità. Poi con l'avvento del Mose
fa anche fatica a passare qualche nave importante, perciò o ci teniamo la cultura col Mose oppure apriamo a un porto che magari ormai è addirittura d'arrivo, cioè Trieste, ci sono investimenti della Cina, della Germania, a Venezia non c'è nessun tipo di investimento. Allora, proprio per questo dicevo che bisognerà sviluppare un sistema anche con l'interporto di Padova, di riuscire a creare un'idrovia, che ci siano dei battelli fluviali marittimi che possiamo andare a collegarci con l'altra parte dell'Adriatico, oppure con Trieste stessa, con Ravenna, con Ancona, con Brindisi, con arrivare fino alla Turchia, perché è vero che si cercherà di abbassare un po' le ali alla Cina, cioè si cercherà di contingentarla, perché questa è la volontà dell'Europa e anche dell'America, ma in realtà la Cina ormai sta strabordando e non è che si ferma perché si fa qualche iniziativa. Il canale di Suez qualche mese fa ha fatto vedere la debolezza del sistema navale e i cinesi pronti si sono già messi in moto a fare due rotai, una già arriva a Istanbul, l'altra molto probabilmente arriverà a Montenegro. Voi ben capite che se noi non colleghiamo dall'altra parte dell'Adriatico noi rimaniamo completamente fuori, e questa è la grande visione che io vorrei portare con l'idrovia. Ecco, poi l'idrovia non si può fare, si può fare, c'è già, perché l'idrovia è un canale che nasce 50 anni fa, il 50% delle opere è già stato fatto. Noi attualmente percorriamo delle cavalcavia senza sapere perché sotto ci sia ancora la terra attualmente, per certo, chi non lo sa della zona, chi magari l'ha mai fatta, noi percorriamo zona Dolo, zona Mira, zona San Bruson e arrivare fino a Padova, noi facciamo dei ponti sotto c'è il grano turco. Sì, sì, perché? Perché lì doveva passare. È stata scavata grosso modo un 40% dalla zona stilare di Padova fino all'argine destro del Brenta, e manca un pezzo dall'argine sinistro fino vicino alla Romea, nella località Dogaletto di Mira, che ci potrebbe già mettere in sicurezza tutto il territorio di Vicenza, Padova, terraferma veneziana. Non è una cosa da poco che mi sono inventato io. È inutile che noi finanziamo il 4.0 alle nostre aziende, se poi queste stesse aziende il giorno dopo ce le ritroviamo sott'acqua. Finanziamo di nuovo? Cioè, noi prima dobbiamo creare un territorio sicuro e contemporaneamente cercare di sponsorizzare le nostre aziende perché diventino concorrenziali con il resto del sistema almeno europeo. Questa è la grande sfida, perché se costruiamo prima il tetto, prima di fare la fondamenta, logico che il tetto fa fatica a rimanere su, o arriviamo con l'elicottero, lo teniamo in sospeso finché non arriviamo su con il muro. Cioè, è questa la base che io... ai recovery fund, dico e ripeto, vanno a premiare questo tipo di opere che io ho in qualche maniera manifestato la volontà individuato. Spero che la politica, ripeto, veneta, sia un attimino più così unita, collaborativa unita, e unita, e si possano portare a casa queste opere. Simona Siotto, quando sente parlare di infrastrutture e cultura, penso insomma... Proprio per Vicenza l'idrovia sarebbe importante. Vicenza nel 2010 ha subito un brutto così, fenomeno di allagamento. Non sono certo due argomenti incompatibili. Leghiamoli anche all'autonomia. Cosa? Leghiamoli anche all'autonomia. Ma premesso che io ovviamente sono favorevolissima all'autonomia, credo che il Veneto si meriti l'autonomia oltre ad averla abbondantemente richiesta, ma le infrastrutture sono assolutamente fondamentali nel nostro territorio. Infrastrutture, leggevo prima un commento, sempre un po' per questa moda che c'è oggi di buttare là un po' questi commenti, io subisco degli attacchi pazzeschi sui social e ci sto anche dietro perché rispondo e credo che insomma l'ignoranza sia veramente una brutta malattia molto diffusa, come l'arroganza purtroppo, è questa idea che bisogna buttare là le proprie opinioni senza informarsi prima. Infrastruttura non vuol dire cementificare, infrastruttura vuol dire valorizzare il territorio nel quale si vive, collegare, rendere le aziende più mobili, magari consentire anche un po' che la giustizia funzioni meglio, perché non ci dimentichiamo che tra le infrastrutture per me c'è anche la giustizia, perché in un paese che non ha regole certe, rispetto delle regole e conseguenze certe dell'inadempimento delle regole, non possiamo assolutamente essere competitivi con il resto dell'Europa. Infrastrutture per me sono anche delle piste ciclabili decorose e non quelle schifezze che noi facciamo nelle nostre città storiche, nei centri storici, pezzettini
mini di piste ciclabili che sono ancora più pericolose che andare in bicicletta sulla strada. Spesso finiscono nel nulla. No, ma cioè... sì, perché poi tu per 100 metri sei in una zona sicura, poi ti metti in una zona sicura, l'immissione è pericolosissima, l'attenzione si abbassa, ma poi il centro storico di Vicenza, come ad esempio di Verona o come di Venezia, non è compatibile con determinate piste ciclabili. Pensiamo più invece ad una rete autostradale diversa o delle piste ciclabili nei quartieri piuttosto che nella parte attorno al centro storico della città. Non si può prendere le cose e piazzarle, che è l'errore che è stato fatto. Però ecco, consentitemela una battuta, perché io dico sempre che io sono una mamma e un avvocato prestata alla politica, perché alla fine io in questo momento non mi considero un politico, sono un amministratore con molto onore e anche con molta umiltà alla sua, tra l'altro, assoluta prima esperienza, nonostante non sia proprio giovanissima. Ecco, quando l'ideologia supera l'idea e il valore che c'è dietro l'idea, e si assiste un po' a questa roba che si diceva prima, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, tu hai fatto quello, è una delle ragioni per cui secondo me i cittadini si allontanano dalla politica. Cioè, bisogna imparare a fare programmazione in questo paese. Ci sono delle cose che non è possibile non vadano bene per tutti, perché è chiaro che l'opposizione o la critica è strumentale solo per il ruolo che si sta rappresentando, e questo è molto triste. È molto triste a Vicenza in consiglio comunale, è molto triste a Venezia, lo vedo poco in consiglio regionale. Secondo me le critiche sulla regione io proprio non le condivido, perché insomma, se c'è un luogo dove anche da assessore mi sono sentita aiutata, protetta, capita e a volte presa per mano dai miei assessori di riferimento è proprio la regione Veneto, consentitemelo di dire. Lo si vede in Parlamento quando ci sono quei battibecchi che insomma nelle nostre scuole elementari non consentiremmo, forse dovremmo anche tutti noi risparmiarle a chi poi chiediamo un voto, ecco, consentitemelo questo, perché è un po' sterile, ecco. 22:41, facciamo una brevissima pausa, poi torniamo, parliamo ancora di temi di attualità, ma penso che continueremo a parlare di economia e di lavoro. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci tornati, ultima parte di Focus. Abbiamo parlato di autonomia, insomma, nell'ultimo periodo, diciamo che la parte legata alla pandemia l'abbiamo un po' liquidata all'inizio, ma insomma il messaggio è stato chiaro, vaccini e comunque prudenza in ogni caso, questo l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, nonostante insomma un po' di confusione ci sia anche nei messaggi che arrivano. Chiedo a Fabio Chies, stiamo parlando di infrastrutture, stiamo parlando di soldi che potrebbero arrivare anche in Veneto, insomma lei vabbè è segretario provinciale di Forza Italia, però è anche legato al suo territorio, insomma amministratore in qualche modo, è legato all'alta Trevigiano, che lì che infrastrutture potrebbero servire? Ma guardi, io come detto bene sono legato al territorio, ho fatto sindaco a Conegliano, per cui insomma, tutti coloro che hanno fatto sindaco hanno respirato, toccato con mano, sì, quali sono le esigenze del proprio territorio, delle proprie imprese, delle proprie attività. Bisogna riuscire a coniugare, soprattutto in un territorio come il nostro, se fai riferimento al mio territorio, bisogna renderci conto che oggi siamo un territorio patrimonio dell'umanità con le colline di Conegliano Valdobbiadene, e sicuramente dobbiamo essere in grado, come ho detto prima, di rendere tutti i turisti che arrivano consapevoli come fossero casa propria, cioè devono trovarsi accolti, devono riuscire ad arrivare velocemente, devono trovare tutte le comodità di cui hanno bisogno, ma devono vivere il territorio anche da un punto di vista naturalistico, per cui quello che riguarda di più il nostro territorio è farli arrivare velocemente, ma poi rallentargli la corsa quando sono lì, nel senso bisogna creargli le piste ciclabili, bisogna creargli i percorsi all'interno dei vigneti, bisogna far capire che la coltivazione dell'uva e i vigneti sono compatibili con il turismo. E questo quello è il grande sforzo che si sta facendo sul nostro territorio, cioè creare bed and breakfast, creare strutture ricettive in cui la gente possa trovarsi, ripeto, per l'ennesima volta, a proprio agio, però avendo tutti comfort, anche a livello tecnologico, perché tante volte serve più la capacità di creare una via che non sia fisica, che però permette di poter utilizzare i mezzi di telecomunicazione, cioè bisogna che possano lavorare lì. Perché oggi non ci rendiamo conto che il mondo globalizzato è un mondo che ha grossi problemi ma che crea anche grandissime opportunità. C'è un turista che viene, può che fermarsi un mese e lavorare qui,
con i mezzi tecnologici, se c'è a disposizione la banda che gli permette di lavorare, se trova un luogo confortevole. Dobbiamo cambiare completamente i paradigmi a cui siamo abituati. E COVID, Venezia, le chiedo, così li coinvolgiamo anche Giuseppe Sacca, Venezia quanto, che ruolo gioca in questo? Cioè, cosa c'entra Conegliano con Venezia? Voglio dire, se riparte bene Venezia, se Venezia è un volano dell'economia, può avere una conseguenza positiva su tutta la regione o no? Assolutamente sì, però dobbiamo ricordarci che deve anche tutta la regione avere un volano su Venezia, nel senso Venezia deve essere un punto di riferimento perché comunque è una città unica al mondo, ma anche tutto il nostro territorio è unico. Il Veneto, come diceva prima l'assessore, è una regione meravigliosa, come meravigliosa l'Italia. Se noi abbiamo viaggiato un po' per il mondo e ci rendiamo conto cosa ci portano a vedere quando andiamo in alcuni stati, cioè penso che possiamo andare nel paesino più piccolo e insignificante del Veneto, secondo noi, e renderci conto che vale 100 volte alcuni luoghi che ci portano a vedere. E ci viene da sorridere ogni tanto. Forse siamo talmente abituati alla bellezza del Veneto che per troppo tempo l'abbiamo sottovalutata, cioè abbiamo pensato che luoghi per noi banali invece non lo sono assolutamente. Stiamo aprendo gli occhi in questo momento. Si parlava prima di cultura, la cultura è l'unica cosa che può fare la differenza. Se noi insegniamo ai nostri ragazzi quanto bello è leggere un libro, quanto è bello essere curiosi rispetto al mondo, avremmo fatto quel salto di qualità che permetterà ai nostri giovani di trasmettere questo ai turisti che arriveranno. Ci fate un giro su questo rapporto Venezia-Veneto. Volevo anche chiedere per i nostri telespettatori, proprio così un invito, alziamo un po' il livello, perché anche quest'ultimo messaggio secondo me lo abbassa invece il livello, cioè io vi stimolo a scrivere qualcosa che sia lontana dai luoghi comuni e che vabbè proprio stimoli un po' la discussione, ecco, perché parlava di concorsi pilotati, vabbè un po', ecco, io non sono d'accordo, lo dico, e vi chiedo, ecco, messaggi più belli tra virgolette, ecco, senza nulla contro il nostro costruttivi sì, ecco, Venezia, Veneto, assessore, chi vuole dirci qualcosa su questo? Ma devo dire che ad esempio tra città, comuni, capoluogo, tra assessori, in particolar modo la cultura, noi ci confrontiamo molto e il tema è proprio quello, cioè Venezia traina, sì no in realtà, perché ognuna delle città venete ha veramente delle caratteristiche assolutamente sue, ci accomunano alcune cose, quest'anno ad esempio ricorrono i 1600 anni di Venezia, un compleanno celebre, insomma famoso di Venezia. Tutti noi abbiamo in qualche modo lavorato sul senso della cultura e del territorio, del legame con la nostra in qualche modo capitale, che insomma rivendica anche un ruolo importante nella storia italiana, ma Vicenza rimane Vicenza. Ci sono delle cose che ci legano, sicuramente la storia, l'amore per il territorio, il legame con il territorio, questo equilibrio incredibile che noi abbiamo tra cultura e ambiente, che ad esempio è ciò che rende UNESCO Vicenza, ma che non potrebbe in questo senso rendere UNESCO anche Venezia, però in realtà è proprio un cammino a doppio binario. Verona ha la sua realtà, Vicenza ha la sua realtà, Venezia ha la sua realtà, ognuna di queste città lavora per fare grande il Veneto sia dal punto di vista culturale e turistico. Io non mi aspetto che Venezia traini Vicenza sinceramente e non credo neanche che sia il suo ruolo, mi aspetto che Venezia faccia il lavoro che fa una città meravigliosa, unica al mondo, che è stata troppo ingolfata di turisti negli ultimi anni, che tra l'altro chiedeva spesso alle altre città proprio di lavorare perché il turismo fosse suddiviso, e anzi devo dire che a volte Venezia assurdamente invidiava il turismo che ha Vicenza, che è un turismo molto più tranquillo, perché chi viene a Vicenza magari si ferma meno, però gira per le ville venete, si ferma negli agriturismi, cerca un ritmo più tranquillo, mentre il turismo di Venezia è stato fin troppo di massa. È anche molto mordi e fuggi, certo. Sì. E Sandonà, che poi sentiamo Sacca invece. Ma il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, sia come presenze che anche in termini di fatturato. Ricordo che il fatturato in Veneto è superiore ai 18 miliardi di euro, il fatturato dell'industria, virgolette, turismo nel periodo pre-Covid. Sicuramente Venezia è la superstar, è una città fuori da qualsiasi canone di bellezza e di interesse culturale e di tutto il resto, è un autentico gioiello, è una città che tutto il mondo ci invidia e in tante parti hanno cercato anche di riprodurla, insomma, in giro per il mondo, ma nulla si avvicina a quello che è Venezia. Magari consigliere comunale che è un
un cittadino di Venezia saprà meglio di me descrivere anche tutte le peculiarità di Venezia. Noi veneti di terraferma siamo da sempre innamorati della città di Venezia e la vediamo come il nostro punto di riferimento. E quindi cosa può fare Venezia per il Veneto? Innanzitutto ci siamo permessi di mettere il nome di Venezia nel marchio, diciamo, del turismo veneto, quindi con The Land of Venice, perché se vai a parlare con un cinese, dico banalmente, sto dicendo una cosa molto, molto banale, molto generica, ma una persona che arriva dalla Cina e gli parli del Veneto non lo conosce, magari se gli parli neanche della città di Vicenza o di Padova non la conosce, ma la città di Venezia la conoscono praticamente tutti nel mondo. Quindi legare il territorio e il turismo del territorio, che ricordo è fatto non solo da città d'arte, bellissime, Vicenza è il centro storico di Vicenza, è patrimonio dell'UNESCO, è uno dei patrimoni dell'UNESCO della regione Veneto, ma è fatto anche delle nostre spiagge che diciamo drenano tanta parte del turismo veneto, delle nostre montagne, delle Dolomiti in primis, ma anche delle altre montagne, del lago di Garda, delle terme, e quindi insomma è un turismo a più voci, e poi anche dei piccoli centri del cosiddetto turismo slow che sta crescendo a due cifre anche in Veneto, in tutto il mondo, perché è un turismo legato all'enogastronomia, alle piste ciclabili, a tutto il resto, a tutto quello che porta le persone a vivere magari il territorio in maniera diversa. E sono anche turisti europei, turisti che vengono da tutto il mondo per vivere il Veneto in questa maniera. Sono anche bellissime cittadine, cioè cito, che ne so, Bassano del Grappa piuttosto che Castelfranco, ma tanti centri minori del Veneto, stesso Conegliano ha un centro storico che è bellissimo, ma le colline del Prosecco. Il Veneto è fatto a varie sfaccettature. Noi ci siamo permessi di utilizzare il marchio di Venezia e credo sia un'ottima idea dal punto di vista del marketing per trainare tutto il resto del prodotto della nostra regione. Venezia è un collante, per come ovviamente diceva giustamente, la conoscono tutti. Dobbiamo imparare a creare dei percorsi ai turisti che da Venezia possono andare a Vicenza, possono andare a Verona, a Treviso, e riuscire a dargli già un itinerario, perché quando arrivano a Venezia si possono spostare dopo anche sugli altri territori per far conoscere tutto il territorio veneto, perché il territorio veneto giustamente è molto importante. Insomma. Giuseppe Sacca, a Venezia serve il resto del Veneto o può anche non averne bisogno? Ma io credo di averlo già detto, ma lo ribadisco, Venezia senza il Veneto fa ben poca strada e viceversa. Adesso ci stiamo focalizzando sul turismo, che è un'industria importantissima anche per Venezia, però noi dobbiamo anche dirci le criticità che sono state già in qualche maniera ricordate. Ad esempio, i flussi turistici nella nostra regione, perlomeno quelli che incidono su Venezia, non sono assolutamente governati. Ci dobbiamo porre questo problema, quindi io credo, lo dico da veneziano, io sono ben contento che Venezia contribuisca a questa, diciamo, polifonia della bellezza, della cultura veneta, alla quale io credo moltissimo, però ci sono dei dati anche negativi che vanno governati, e su questo siamo molto indietro, e non voglio fare polemiche, che poi mi si dice che faccio polemiche sterili, e quindi vorrei fare anche una proposta per il futuro, ma nel senso il futuro per un anniversario importante, paradossalmente dal punto di vista politico più importante perfino dei 1600 anni di Venezia, nel 2023 ricorreranno i 50 anni della legge speciale per Venezia, che ovviamente incide nella città storica ma incide in tutto il comprensorio veneziano, ed è stata sicuramente una legge fondamentale per governare, per cercare di governare la specialità veneziana. È una legge, ho ricordato del 73, poi vabbè, è stata aggiornata, ma comunque ha un impianto sicuramente datato, e
questo sì potrebbe essere un impegno di tutte le forze politiche, ma anche della regione del Veneto, inteso in senso ampio, per cercare di fare un ragionamento per come dire, rimetterla in sesto, perché prima ho sentito anche fare dei ragionamenti sul Mose che sembravano quasi mettere in dubbio, cioè, o meglio, sembrava mettere in contrapposizione di nuovo di vecchi temi tipo lavoro, salvaguardia e ambiente. Ecco, noi dobbiamo uscire da questi vecchi paradigmi. Credo ci sia molto da fare da questo punto di vista e ribadisco, Venezia ha assolutamente bisogno di essere governata assieme e con il Veneto, e purtroppo io lo dico veramente col cuore, a me piange il cuore quando mi tocca dire questo. Io sono un veneziano residente in città storica, anche se poi, come ormai tutti i veneziani, sono più su, fanno più su giù dal ponte, quindi mi considero un veneziano metropolitano, ma la difficoltà di rapporto tra la parte d'acqua e la parte di terra è sempre più forte, e su questo credo che sia un'emergenza per tutta la regione. Quindi partiamo dal turismo, governiamo i flussi turistici, ma anche, e qua per questo facevo riferimento alla legge speciale, immaginiamo come convertire parte dell'industria turistica. Questo vale per la città storica, ma anche per la terraferma. Lo dico, mi permetto di dirlo a tutti, diciamo, i veneti, che giustamente vedono il turismo come una grande risorsa, e lo è. Ma questo probabilmente vale soprattutto per dei territori come i vicentini, i trevigiani, i padovani e quant'altro, dove c'è ancora un forte impianto manifatturiero, cioè a Padova c'è un'enorme università ben più grande di quella veneziana, ossia il turismo è parte di una complessità economica che a Venezia si è persa. Quindi è giusto potenziare e stimolare il turismo, però a Venezia deve partecipare a questa, ribadisco, polifonia veneta, ma deve avere degli accorgimenti per convertire parte di questo turismo, perché se no, lo dico, stiamo ammazzando la gallina dalle uova d'oro, perché ora i turisti che arrivano a Venezia non sono soddisfatti della città, perché il trasporto pubblico, adesso siamo in fase post-pandemica, ma insomma se pensiamo a pre-pandemia, il trasporto pubblico è sostanzialmente al collasso. Il sistema culturale veneziano, che è molto ricco, e non voglio aprire qua parentesi su come è governato, ma vi assicuro che ci sono dei forti problemi nel governo del patrimonio culturale e ambientale veneziano. Quindi insomma, adesso poniamoci come obiettivo il 2023 e come riscrivere assieme una legge speciale che possa aiutare Venezia e quindi anche il Veneto. E di conseguenza anche questo è un obiettivo, anche il Veneto. L'assessore parlava prima di questo compleanno, 1600 anni di Venezia, una serie di iniziative anche sul campanile di San Marco, così chiudiamo questo tema Venezia e poi apriamo l'ultimo argomento della nostra trasmissione. Venezia è un patrimonio storico e artistico inestimabile, ma qualsiasi celebrazione dei suoi 1600 anni di storia non può prescindere da lui, il Parón de Casa, il campanile di San Marco. Anche perché proprio in questo periodo si è rifatto vivo a Lido suo fratello maggiore, il campanile crollato il 14 luglio 1902, i cui mattoni furono sparsi nel mar Adriatico, a circa 3 miglia dalla spiaggia. Il Mose, con la lunata del Lido, ha accelerato le correnti e quel 1.200.000 mattoni che si trova a largo del Lido, a 3 miglia, a San Nicolò, praticamente per rotolamento arrivano in spiaggia e quest'anno ne sono arrivati tantissimi. È da qui che nasce il progetto Il Parón de Casa, un'iniziativa a più livelli che coinvolge un ampio spettro di enti e istituzioni cittadine, tra pomeriggi di archeologia pubblica in spiaggia, in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari, salotti culturali e scientifici, giochi didattici per le scuole, seminari e persino un concorso riservato alle scuole per ricostruire il proprio campanile con materiali riciclati. Questa serie di eventi hanno lo scopo di far scoprire, di far vivere ai nostri ragazzi, ma anche a tutti i veneziani, il nostro territorio, farli immergere nelle bellezze che la nostra città ha da offrire, che sono bellezze veramente a 360 gradi e sconfinate. E quindi speriamo di far nascere, ma anche crescere, perché tutti noi ce l'abbiamo, lo spirito veneziano, per tutelare, sostenere e valorizzare la nostra città di Venezia, che è la città più bella del mondo. Conoscere la propria storia in maniera diretta, come può avvenire
interagire con l'archeologia, approfondirla in seminari e anche in iniziative ludiche, rappresenta probabilmente il modo migliore di preservare e rafforzare un'identità culturale che si dipana lungo i secoli. Uno degli scopi, uno degli obiettivi del progetto è anche sostenere la Basilica di San Marco. Infatti raccogliamo dei fondi per i lavori, le manutenzioni della Basilica, che è stata intaccata fortemente dall'acqua alta anche recentemente. Ecco, quindi buon compleanno Venezia, il paron de casa, come l'ha definito Filippo Foice, come insomma è definito da tutti il campanile di San Marco. Ultimi 20 minuti più o meno, insomma, un passaggio sulla politica nazionale ci vuole, non c'è nessun esponente del 5 Stelle in studio, anche se c'era l'ex consigliere regionale Simone Scarabella l'altra sera, insomma ci ha fatto capire anche lui, insomma, dall'interno che il momento è davvero difficile. Oggi nuovi sviluppi con ancora un botta e risposta tra Grillo e Conte, insomma vorrei sapere un paio di minuti a testa, è doveroso che anche qui da noi insomma se ne parli, più che altro per capire anche se può esserci qualche ripercussione nazionale con il governo, e mi riferisco all'onorevole Caon, se ci può dare qualche una sua interpretazione, ma anche insomma perché no regionale. Facciamo proprio un giro in ordine partendo da Leopoldo Botero. Ma diciamo che la cosa non mi eccita più di bene, tanto. Bene, grazie, arrivederci. Sì, no, diciamo chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè io non vedo altro da dire, insomma, no, che decidono cosa fare lo facciano. Possono esserci ripercussioni ma sul governo? Ma può darsi, però voglio dire, ragazzi, dovevano aprire il Parlamento come a scatola di tonno, dovevano qua, dovevano là, adesso si stanno... si sono fatti causa per i nomi degli iscritti. Cioè, allora, non si fa politica con le carte bollate, okay? Si fa politica con le idee e con i progetti, no? Hai un'idea, hai un progetto, lo difendi. Lì ci sono... Cos'è che ha detto Grillo? Che non si deve fare un partito di una persona, l'ha detto lui che è il fondatore, e che se glielo portano via si incazza. Cioè, a vedere, un partito di solito fa un'assemblea e vota i suoi dirigenti, si fanno i congressi, e non si vogliono fare i congressi, si vuole fare le elezioni con Google, vabbè, cioè voglio dire, niente contrario, cioè ognuno decide la sua politica, quando hanno deciso ce lo dicono. Cioè. Fabio Chies. Facendo un'analisi oggettiva direi che ognuno poi, anche io potrei parlare dei problemi del mio partito più che parlare di quelli degli altri, però direi che se guardiamo, se guardiamo il Movimento 5 Stelle, devo dire che la fluidità con cui è nato è simile alla fluidità con cui si sta disgregando, ma è figlio proprio della, facendo un'analisi oggettiva, ripeto, e non entrando nei problemi degli altri, è proprio figlio di quella che è la politica di oggi, cioè aggregazioni che si creano molto velocemente, che però probabilmente non hanno un filo conduttore se non quello che voleva incarnare in quel momento la disillusione verso la politica in generale. Sono diventati più politici degli altri, sono quelli che più di tutti stavano elaborando cambi di strategie, Presidente del Consiglio senza essere votati, tutto quello di cui fino al momento prima avevano demonizzato l'esistenza, e si sono ritrovati loro stessi ad autodemonizzarsi, per cui era impossibile che non implodessero. Penso che questa sia un'analisi oggettiva delle cose. Forse partiti che hanno più storia, che avevano una base anche culturale differente, che li vedeva legati da determinati sentimenti, che comunque creano un filo conduttore, riescono in qualche modo a sopravvivere oggi e riescono anche a dare prospettiva ai propri elettori. Chi non ha questa base magari si ritrova in nome di una controtendenza, ma quando tu vuoi incarnare comunque l'insoddisfazione non crei mai qualcosa di positivo. Per creare qualcosa di positivo devi avere una visione della realtà propositiva. Quando hai solo una visione di demolizione non puoi alla fine che essere demolito anche tu. Con una scissione ci potrebbero essere conseguenze sul governo Draghi? Ma penso di sì, ma queste sono tutte analisi numeriche che devo dire non mi appassionano per nulla. Cioè ormai vediamo la politica come un numero, cioè abbiamo la maggioranza, non abbiamo la maggioranza, passiamo da una parte all'altra, consiglieri, senatori, deputati che abbandonano un partito passano in un altro. Veramente una politica, come si diceva prima, lontana dagli elettori. Se continuiamo a parlare di numeri e non parliamo invece di progetti per un'Italia che sta affondando, perché ripeto, o prendiamo il volo, il recovery fund, i soldi che stanno arrivando, oppure tutti i buoni governi che facciamo a livello locale nulla valgono se a livello centrale non cambiamo marcia. Luciano Sandonà. Ma io invece credo che non avrà nessuna ripercussione sul governo, anche perché mi sembra che il dibattito all'interno dei 5 Stelle si sia... Cosa?
così scatenato un dibattito intanto assolutamente interno alla sinistra. Infatti i più preoccupati di tutti della rottura fra Grillo e Conte sono proprio gli esponenti del PD, perché sanno benissimo che Conte è un competitor anche del PD e questo insomma risulta anche dall'analisi dei possibili flussi di voto, anche se ricordiamo Conte non è mai stato eletto da nessuna parte, quindi si è trovato così a poi nel corso del cammino, diciamo, a fare il gestore per un periodo che abbiamo visto si è interrotto del a rimettere in piedi insomma i 5 Stelle. Io credo che loro sono molto spaventati dal fatto anche di dovere insomma andare a casa prima della fine della scadenza di 2 anni, quindi non vedo assolutamente delle problematiche di crisi di governo. Una delle cose che sembrava Conte garantisse i 5 Stelle era la famosa possibilità di ricandidarli per la terza volta. Questo era uno dei punti che insomma faceva così preferire Conte, diciamo, a qualsiasi altro, ed è uno dei punti che sono alla base del patto all'interno, diciamo, di questa piattaforma che si è creata, che è questa piattaforma sociale che si è creata, che poi ha creato questo movimento di 5 Stelle. Io credo che se crolla quello, quindi sono inventati addirittura il mandato zero per dire non siamo più qui da 2 mandati, ma ne avevamo fatto uno in meno. Così dico che insomma mi sembra veramente un teatrino, anche quello messo in piedi negli ultimi giorni, una cosa veramente abbastanza. Come finirà secondo lei? Ma finirà, mi sembra che la rottura sia insanabile fra Conte e Grillo. Adesso bisogna vedere se Conte avrà il coraggio di andare avanti fino in fondo, di portare avanti un suo movimento che, dicono i sondaggi, vale qualcosa e comunque qualcosa erode anche. Ma il Veneto non cambia nulla, ovviamente. In Veneto non cambia nulla perché sono assolutamente marginali, lo si è visto anche dalle elezioni regionali, dove sono scesi al 3%, insomma, a livello veneto. Certo. Onorevole Caon, lei è contiano o grillino? Qua. Adesso si alza e va via. Quasi. No, intanto non va bene scherzare, permetta, per carità, mi sono permesso di fare di dividere lo spazio del mio battuta. Tempo in due parti. Volevo anch'io ritornare sul discorso del turismo. Sì. Uno, non dobbiamo avere paura delle infrastrutture, anzi dobbiamo averle e ci portano l'ambiente. L'idrovia, si parlava di piste ciclabili, è dotata, è lunga 27 km, si possono fare piste ciclabili di 54 km. C'è tutto quanto la zona di rispetto, dove va alberata, creiamo un grandissimo polmone che da Padova arriva alla laguna. Acquediretti continua a dire che c'è poca acqua, bene, creiamo un grandissimo invaso e possiamo tenere dell'acqua anche a monte, perché sappiamo benissimo che poi abbiamo la possibilità anche di scaricarla in maniera veloce. C'è tutto un fattore ambientale dietro a queste opere. I treni, sapete cosa vuol dire? Attualmente noi tra Padova e Bologna abbiamo una rotaia costruita dell'ultima guerra mondiale. Cioè tutto il nord-est, noi abbiamo il 20% del PIL del paese, e quando si scambiano le merci tra l'interporto di Padova e quello di Bologna, dobbiamo aspettare la notte per far passare i container. Cioè è improponibile che su un paese che dobbiamo essere la Baviera d'Italia abbiamo ancora questa rotaietta, e qualcuno dice anche, me ne dispiace, la nostra politica veneta, ma ci dobbiamo accontentare di questa perché ce la mettono un po' a posto. No, io voglio la doppia rotaia dedicata all'alta velocità, per avere la rotaia per poi far passare le merci e far passare i passeggeri. Un passeggero quando arriva in ritardo a Padova, a Mestre, e deve andare a Conegliano, non ha più il treno, cosa fa? O prende un taxi, allora non gli conviene più andare in treno, o va in albergo e non gli conviene più andare in treno, o deve avere qualcuno che parte a Conegliano e portarlo a casa, perché nel ritardo, perché questa linea congestionata ti crea dei grossi ritardi. Poi per il fattore della cultura, ma noi abbiamo la università più storica d'Europa, che è Bologna, con la seconda università più storica d'Italia, se non d'Europa, che è Padova. Non abbiamo ancora l'alta velocità per intersecare questa culla culturale di così alto livello. In mezzo abbiamo Ferrara,
che è una università emergente, e finiamo su Venezia, che è un'altra università conosciuta forse al mondo, Olga Foscari e l'UiO. Cioè, ma vedete, e noi stiamo qua a dire no, ci basta la rotaietà. No, qui non ci basta la rotaietà. Il Veneto deve dire noi vogliamo la nostra rotaia. Per quanto riguarda i 5 Stelle, io ho avuto la sfortuna e la fortuna di conoscerli 8 anni fa, perché sono entrato col primo mandato quando loro sono entrati in Parlamento. E questi signori qua erano un po', no, gasati di più, cioè l'effervescenza era alle stelle. Io una volta in commissione gli ho detto: state attenti che una volta che avete finito quella schiuma sulla birra, la birra rimane solo amara. O fate presto a berla, oppure voi vi rimane, ho detto, la birra amara. E così è stato. Oggi non si ritrovano più, non riescono più a fare, non c'è niente da dire. Sono quei movimenti che a me mi dispiace, non per loro, per il Grillo, a me dispiace per quel 33% di italiani che hanno riposto la fiducia in queste persone. E io personalmente non sono riuscito a fargli capire che stavano sbagliando. Ecco, questo è il grande rammarico che io durante le campagne elettorali non sono riuscito a far capire che andavano a votare un partito completamente sbagliato. Comunque, a questo 33% di italiani che hanno sbagliato, Forza Italia è sempre aperta, dà sicuramente sicurezza e ha sempre dato motivo, diciamo, che in Europa possiamo contare. Noi, se oggi Draghi conta ed è diventato il Presidente del Consiglio europeo, non italiano, è grazie a Forza Italia. Simona Siotta. Noi a Vicenza abbiamo la fortuna che i 5 Stelle non si sono neanche presentati alle elezioni e devo dire che si vive benissimo. Ecco, è stato detto tutto, sono una meteora costruita sul nulla, perché non si può costruire nessun gruppo, nemmeno una classe, voglio dire, ma nemmeno un gruppo di amici sulle contestazioni agli altri. Il legame tra le persone, quale che sia il senso di quel legame, sempre su qualcosa di positivo, sì, costruttivo, su una visione che i 5 Stelle non hanno mai avuto. Conte, onestamente, io sono tanto contenta di non vederlo più in conferenza stampa, perché non mi faceva venire l'orticaria, io ormai cambiavo canale, perché quel modo di porsi nei confronti degli italiani, io l'ho trovato veramente molto offensivo. Però i sondaggi gli danno credito in Italia. Sui sondaggi, però vediamo come sono fatti i sondaggi, andiamo a investigare un attimo chi li commissiona. In Francia sono andati a votare, ecco, 66%, ecco, attenzione, perché, che se è la stessa cosa qua, i sondaggi li contano dietro. Se io guardo Vicenza, voglio dire, loro non sono nemmeno riusciti a presentare un candidato in consiglio comunale. Su Vicenza non è Milano, però è comunque rappresentativa. Beh, insomma, e quindi, sul governo la scissione avrà ripercussioni secondo voi? Non credo, cioè io sarei tra quelle che rivendica da anni il suo diritto di andare a votare, e quindi mi piacerebbe tornare a votare, e mi piacerebbe avere l'illusione, che però credo sia una disillusione, che questa crisi porti poi a un'espressione del voto, perché lo rivendico, ecco, però non credo che avrà ripercussioni, nel senso che nessuno ci cascherà, e quindi credo che Draghi terminerà il suo mandato, per quanto io abbia una grande stima in Draghi. Però coloro che hanno attorno troppe coalizioni mi lasciano sempre un po' perplessi, e se mi consentite, ad esempio, si è visto sul mondo della scuola. Cioè, se nemmeno Draghi è riuscito a fare quello che noi madri italiane lavoriamo, rivendichiamo da anni, cioè non 100 giorni a casa i figli, se non c'è riuscito Draghi non ce la farà mai nessuno, ed è evidentemente una pagina che io mi sogno. Avrò i miei figli sempre a casa dall'8 di giugno fino al 16 di settembre, e lo trovo allucinante, perché quest'anno le famiglie e le donne si meritavano, e anche i bambini si meritavano, una scuola diversa. Non c'è riuscito Draghi, io ormai incarto questa cosa e la metto in un cassetto. E ecco. Cioè, lei l'avrebbe tenuta aperta fino a fine giugno almeno. Io sogno un sistema scolastico diverso, nel quale non si guardi al voto, ma si guardi alla formazione dell'individuo. Sogno e auspico per le future generazioni, magari per quando i miei figli saranno genitori, una scuola che sia davvero aperta a tutti. Oggi noi viviamo nell'illusione che tutti i nostri figli abbiano l'accesso alla formazione culturale. Non è così.
Non è così, perché poi è tutto a carico delle famiglie, anche da un punto di vista logistico. E vi assicuro che è un grosso problema, oltre che economico. I centri estivi mediamente vanno dai 90 euro ai 130 euro a settimana. Chi ha due figli vuol dire 1000 euro al mese di centri estivi, è insostenibile. Poi si va tutta un'analisi anche sociale, insomma, io ad esempio non ho nessun genitore che mi possa tenere i figli, e quindi è tutta un'organizzazione molto faticosa che io posso permettermi, lo ammetto, moltissime famiglie non possono permettersi. Su questo noi siamo un paese assolutamente non democratico e che non aiuta le famiglie a crescere e i nostri bambini a formarsi. Quindi sì, io credo che il Veneto e tutta l'Italia si meriti una scuola nel quale i ragazzi hanno una formazione a tutto tondo, e ben venga anche che ci siano a giugno, se fanno teatro, se fanno sport, se chi è bravo nello sport non viene poi condannato e visto come una pecora nera perché magari in italiano il lunedì viene interrogato il martedì. Insomma, una scuola che pensi davvero a formarci come esseri umani. Luigi Susin, Fratelli d'Italia, si va a votare, evviva, adesso. Noi auspichiamo da sempre di andare a votare il prima possibile. Per quanto riguarda i 5 Stelle... Sì, quello dicevo, se magari adesso salta il governo, no? Difficile, no, dice. No, non salta il governo, sono ben ancorati tutti quanti, sì. Quindi credo che ci siano grosse difficoltà perché salti il governo. 5 Stelle, riagganciandomi un attimo a quello che diceva Caon, purtroppo hanno sì preso il 33% dei voti, ma perché probabilmente la politica italiana in quel momento ha fatto dei grossi errori, perché gli italiani, fondamentalmente il Movimento 5 Stelle è nato per protesta, gli italiani hanno votato il Movimento 5 Stelle per protesta. Poi, come diceva Leopoldo, dovevano andare in Parlamento e aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Dopo, quando hanno aperto la scatola di tonno, si sono resi conto se che i tonni erano loro. Quindi cioè, loro adesso si sono richiusi dentro la scatola di tonno. Sì, certo. Si sono resi conto che erano il tonno e si sono richiusi dentro di nuovo. Uscire. Comunque, io devo dire, non credo che si vada a votare a breve. Probabilmente andremo a votare nel 2022, nel momento in cui abbiamo così ristabilito un po' le condizioni e capito chi andrà a fare il capo dello Stato. Giuseppe Sacca, la sua analisi, situazione nazionale e anche veneziana, se c'è un'analisi da fare a livello locale. Ma a livello locale credo che non cambi niente, nel senso che c'è un consigliere comunale di 5 Stelle all'opposizione e diciamo che la partita si chiude. Credo comunque che la riflessione sia un pochino più ampia, nel senso che tutte le forze politiche mi pare che stiano affrontando, forse anche perché siamo in una situazione così particolare con un governo tecnico, un forte assestamento, vediamo le destre con alleanze non ancora meglio definite, un centro in evoluzione, anche il PD, non dobbiamo negarcelo, ha cambiato un segretario in una settimana e forse anche troppo velocemente senza fare una riflessione approfondita, quindi mi pare che sia tutto un po' il quadro politico in ebollizione dopo una legislatura veramente folle in cui si è visto di tutto, le alleanze più strane al governo, e poi dopo ovviamente la pandemia certo non ha aiutato a trovare una razionalità, però almeno ci ha aiutato a trovare un governo d'emergenza che mi pare che stia lavorando bene. Detto questo, io solo auspico che si vada a votare con un sistema elettorale che ci permetta di avere un governo delle maggioranze solide. Allo stato attuale in pratica ci troviamo con una legge proporzionale e capiamoci, adesso io non mi metto certo qui a fare ipotesi su chissà quali sistemi elettorali, però certo se andassimo a votare con una legge proporzionale pura, mi immagino già il prossimo Parlamento veramente molto, molto confuso e non aiuterebbe il paese. Quindi quello che auspico almeno che si possa fare una legge elettorale che permetta un minimo di governabilità. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie davvero. Scusi, a tutti e voi. Con le preferenze? Sì. Come? Magari con vogliamo le preferenze. Allora, quando ci dicono non vogliamo le preferenze perché la mafia, tenetevi la mafia ma dateci le preferenze. Io voglio votare chi voglio io. Non voglio votare il primo della lista perché sei amico del segretario. Io voglio votare il quarto, il quinto, il sesto. Allora, finché non ci sarà questo non avremo neanche un Parlamento che ci rappresenta. Attenzione, E poi sono 15 anni che abbiamo i presidenti del Consiglio che li cacciapagna anche i voti del consigliere comunale del San Bughè. Cioè, voglio dire...
Grazie, avanti così. Grazie a Leopoldo Bottero. E tutti assieme a prendere i soldi, perché pagheremo il debito, ma prima bisogna farlo. Sì. E se lo fa che altri, o paghiamo gli stessi, non altri. Grazie, grazie a Fabio Chies. Grazie. Grazie di essere stato con noi, grazie a Luciano Sandonà. Grazie, grazie all'onorevole Roberto Caon. Grazie, buonasera. A Simona Siotto. Grazie a voi. Grazie a Luigi Susin e grazie, grazie, grazie a Giuseppe Sacca che ci ha seguito da Treviso. Una sorpresa è stata questa. Scherzo. Grazie a lei. Grazie a tutti per averci seguito. Focus naturalmente torna domani 21:15. Grazie ancora e buonanotte a tutti.